Un nuovo scandalo colpisce Messina. Nella città strangolata dall'emergenza acqua, 23 consiglieri sono indagati con l'accusa di aver organizzato finte riunioni di commissione consiliare solo per incassare il gettone di 50 euro. Per 12 di loro è stato disposto l'obbligo di firma davanti ai vigili urbani prima e dopo le riunioni di commissione. Tra questi c'è anche Nicola Cucinotta del Partito Democratico. Non ho nulla da dichiarare. Ma è vero che organizzavate riunioni solo per intascare gettoni di presenza? Perché se ne va? Perché devo andare via, perché sono ho da fare. Un milione di euro è stato speso a Messina nel 2014 in sedute fantasma alle quali, come hanno svelato gli investigatori della polizia, i consiglieri erano presenti anche soltanto per 20 secondi. Consigliera Perrone, mi scusi, posso fare una breve intervista? È vero che le sedute erano finte? Siete stati presenti soltanto il tempo per mettere una firma? Magari si firmava e si andava ad espletare qualche altra funzione. Possiamo fare un'intervista? No. Che? Dicevo no, perché non sono autorizzato al mio gruppo politico. Non mi faccio insistere. È vero che organizzavate finte riunioni? Gettone di presenza? Il paradosso di questa vicenda è che le riunioni lampo non sono vietate dal regolamento comunale, ce lo spiega una consigliera estranea all'inchiesta. Il nostro regolamento prevede che il gettone venga erogato per l'effettiva partecipazione alle sedute. Il problema è che non è quantificata l'effettiva partecipazione, cioè non c'è un tempo. Per cui alcuni hanno pensato bene che l'effettiva partecipazione potessero essere anche 30 secondi, il momento della firma e poi andare via. Grazie ai gettoni delle finte riunioni, i consiglieri indagati riuscivano a incassare uno stipendio da 2.000 euro senza produrre risultati. Adesso rischiano l'imputazione per truffa, falso e abuso d'ufficio. Buongiorno, ben ritrovati all'Aria che tira. Non so se avete capito bene questa storia. Praticamente bisognava soltanto farsi vedere la riunione, anche 20 secondi bastavano, si potevano intascare 50 euro. La cosa carina è che adesso hanno un DASPO questi consiglieri comunali, quindi prima e dopo le riunioni devono andare dai vigili urbani a firmare prima e dopo le riunioni. È un paese di pazzi. Questa storia, tra l'altro, è una storia che costa soldi alle casse dello Stato. Nel 2014 è costata la bellezza di 1 milione di euro. Vi devo leggere una frase, ci sono delle cattive parole dentro, però ve la devo leggere perché dovete capire il clima. Io voglio questa cazzo di indennità. A me di fare la commissione non me ne fotte niente, io voglio l'indennità. Questo dicevano i consiglieri comunali di Messina alle riunioni quando sono stati intercettati dalla procura. Ci vengono un po', come dire, un po' i brividi su tutto questo. Nel frattempo però torniamo a Roma, perché poi questa era Messina, ma a Roma succedono tante cose strane. Certo, Mussolini. Anche lo scandalo, l'emergenza dell'acqua. Quindi ho forse qualcosa da fare, l'avrei trovata. Esatto, al brava. Consiglio è quello comunale. Che poi colpisce, no? Che quindi io credo che loro, e quindi io credo, ma se si potesse fare d'imperio, non è che gli devono dare il DASPO, si devono dimettere, devono essere licenziati a calci e non si devono più far vedere a vita, non è che poi si riciclano diventando deputati o consiglieri regionali. Ma lei sa meglio di me che in questo paese le dimissioni sono un affare complicato, no, se non lo sa, lo chiede a Matteo Renzi che tra Marino e De Luca comincia a avere dei problemini anche con le dimissioni. Ci arriviamo subito. Vi porto a Roma, perché a Roma in tutto questo, dalle parti del Vaticano, abbiamo scoperto, io non lo sapevo ma sono molto ignorante, che addirittura ci sono delle pompe di benzina del Vaticano. Insomma, guardate, guardate. Volevamo sapere. Buongiorno, buongiorno. 27 milioni di euro di benzina venduti nel 2012 è quello che risulta dall'analisi Ernst & Young riportata in questo libro Avarizia, scritto da Emiliano Fittipaldi. Qui dietro a noi c'è uno dei due benzinai del Vaticano. Qui a potersi rifornire solo chi è munito di tessera e a prezzi molto vantaggiosi. Quanto costa la benzina? 1,2. La verde. Avete sentito bene, qui la benzina costa 1,20 euro al litro. Una volta c'erano i bollini, si faceva con dei bollini e si poteva prendere un tot di litri l'anno massimo. Oggi non si può riprendere. Oggi questa cosa qui è fatta con una tessera elettronica. Massimo due veicoli.
non più di due veicoli. Per Fittipaldi, che nel libro Avarizia ha svelato ricchezze e scandali della Chiesa, i conti non tornano. Fra il numero dei cittadini vaticani, il parco auto che fra il 2010 e il 2012 contava 299 macchine immatricolate, per incassare 27 milioni di euro ai benzinai vaticani avrebbero dovuto fare la fila 27.000 persone, molte di più di quelle autorizzate. Ogni Stato che vende la benzina non ci guadagna, secondo lei? Il Vaticano fa soldi a palate non solo con la benzina, ma anche grazie al suo patrimonio immobiliare, che vale ben 4 miliardi di euro. Fra le istituzioni che gestiscono questa ricchezza c'è Propaganda Fide, che ha palazzi prestigiosi sparsi un po' per tutta la città. Ma quanto pagate d'affitto qui? Tanto? Sì, tanto questo. Per esempio, al mese? Un mese 2.000 euro? 2.100 euro. Ma chi pagate? A Propaganda Fide? Al Vaticano? Sì, Vaticano, questo è il Vaticano. Questo è del Vaticano? Questo è uno dei palazzi di Propaganda Fide in Via dell'Orso, in pieno centro storico, dove hanno vissuto diversi VIP, per esempio anche una nota coppia della politica, lui ex vice sindaco di Roma, lei la moglie senatrice del Partito Democratico. Montino e la Cirinà, qui. Montino. E questo, come altri palazzi, sono affittati spesso a prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato. E comunque mi hanno affittato a 1.100, che non è tanto, in quanto artigiana. E circa 20-22 quelli veri. Poi io c'era il soppalco, quindi altri 10 metri. In più c'era un bel giardino davanti. Quanti metri quadri erano più o meno con il posto ma auto? Tutto col posto auto, ne so, 40-50, e mi chiedevano 1.200 euro di affitto. Allora, parliamo di tutto questo stamattina con Alessandra Mussolini, che avete già visto, la deputata di Forza Italia, ben trovata, con Marcello Sorgi, amico e editorialista della Stampa. Hai visto, Marcello, non ci annoiamo mai in Italia, no. Se succede... Io guarda, sono così fortunata, faccio 2 ore e mezza di trasmissione tutti i giorni in un paese come questo. Capisci che in un paese normale farei fatica, certo. Obiettivamente. E poi è arrivato Andrea Romano, Partito Democratico, ben buongiorno. Trovato, Emiliano Fittipaldi, Avarizia. Ma tu le sapevi queste cose di occuparti di Vaticano, che c'erano questi sconti sulla benzina? Perché io ignoravo tutto. Erano delle leggende metropolitane, nel senso che si sapeva che c'è una tessera vaticana, che i fortunati possessori di questa tessera potevano, diciamo, avere degli sconti pazzeschi, non solo sulla benzina, ma anche sui tabacchi, sui vestiti, sul supermarket. Medicine forse? Medicine no, perché possono andarci tutti, nel senso che qualsiasi romano può andare, quindi non c'è una questione di privilegi. Invece rispetto alla benzina sì, perché si fa concorrenza allo Stato italiano, all'erario, è anche molto strano. Certo, ho cercato di parlare con la Guardia di Finanza, ma perché voi non mettete? E sì, perché loro potrebbero venderla soltanto ai dipendenti vaticani e residenti, è un numero minuscolo di 4-5.000 persone, questi sarebbero gli aventi diritto. E in realtà il Vaticano nel corso del tempo, almeno secondo i documenti dell'Ernst & Young che ho trovato, che hanno fatto un'analisi sugli stessi dati che gli ha dato il Vaticano, la Santa Sede ha distribuito questi tesserini fantastici, questi tesserini magici, non soltanto alle 5.000 persone che ne avevano diritto, ma nel corso degli anni sono arrivati a 41.000 persone, che è una città come Frosinone. Ovviamente sono club, non sono? I poveracci, diciamo, ma sono gli amici degli amici, gli amici dei cardinali. Ma pensavo i poveri, di cui si occupa tanto la Chiesa. No? Non erano i poveri. E in tutto questo pacchetto di vantaggi, no? E di vendite, di smerci, qualcuno addirittura ipotizza il nero, sia che alcuni dipendenti possono, non so, comprare, per esempio, solo di sigarette, sigari, il Vaticano incassa 10 milioni di euro l'anno. Ora non è che fumano tutti quanti come i turchi, no? I monsignori, quindi evidentemente queste sigarette escono fuori, così come una quantità enorme di vestiti che viene comprata. Vabbè, eravamo tutti fuori dal giro qua, è una brutta storia. Sì, se immagino anche... Io ho vissuto anni lì vicino, ero curioso di vedere dove era quel distributore, perché non avevo mai posso visto. Posso fare una domanda? Quindi, così non c'è anche Claudio Terzi a Milano, c'è... Lega Nord, assessore all'ambiente. Vorrei prego, sapere, Mussolini. Ma loro, se lo sai, lo sa... Se si riforniscono dagli stessi che danno la benzina pure agli italiani. Sì, lo so. Io so perché l'ho scritto nel libro, è l'ENI,
È l'Eni che dà la allora benzina, si riforniscono. Ma come fanno a calare così tanto loro? Perché non hanno le tasse che abbiamo noi. Quindi sulla noi benzina italiana, Mussolini, ci sono tante di quelle tasse, c'è ancora il Vajont che paghiamo della benzina, sì, tassa so, sul Vajont. E l'erario italiano, è l'erario italiano che ne ha un danno, perché se io sono uno dei possessori, sono uno dei 41.000 possessori, invece di fare benzina, me ne vado là, vado lì e non pago le tasse all'erario italiano. Emiliano, questo libro sta andando molto bene naturalmente, ti sta dando una grande notorietà, però ti ha anche dato la qualifica di indagato. Imputato, perché imputato. Lì non c'è la parola indagato in Vaticano. Sei direttamente imputato. Sono scoperto l'altro ieri. No, sì, hanno deciso di imputare me e il collega Nuzzi per concorso in reato, il reato si chiama così, diffusione di notizie riservate. È un reato ovviamente che esiste. Vaticano. In Vaticano è molto grave per loro questo reato, perché proprio Papa Francesco nel 2013, per evitare fughe di notizie come sono quelle del Vatilix, fuori che ti aspettano. No, dovrebbero fare una rogatoria internazionale. Cioè non possono, però rischio dai 2 agli 8 anni se venissi, diciamo, condannato al processo. Potrebbero chiederti l'estradizione in Italia e poi arrestarti in Vaticano? Tecnicamente sì. Tecnicamente sì. Cioè, ovviamente vorrebbe dire che c'è un giudice italiano che dice sì, estrado Fittipaldi e Nuzzi perché hanno commesso questo tipo di reato, glielo consiglio. Solo però potreste avere la benzina scontata. Però se tu parli con De Luca... E quello trova il modo per non farti andare in galera. Il punto vero è che loro lì non hanno l'articolo 21 della Costituzione, cioè loro la libertà di stampa non è prevista dalla Costituzione, è un ordinamento completamente diverso. Certo. Quindi loro seguono le loro regole, anche il fatto che il Papa abbia accusato personalmente all'Angelus di aver commesso un reato, e qui in Italia questo non è un reato, nel senso che io faccio reato di notizie, nel senso che non è che ho diffamato qualcuno, ho semplicemente raccontato in un'inchiesta molto precisa tutti gli scandali finanziari. Posso capire che loro, diciamo, non sono contenti, però mi sembra un attimo eccessivo, diciamo, aprire indagini penali internazionali. Ieri sera a Piazza Pulita hanno raccontato anche delle case dei Vescovi in via della Conciliazione, ve ne faccio vedere un pezzetto, tra l'altro oggi il Tempo pubblica proprio le cifre specifiche della ristrutturazione della casa di Tarcisio Bertone. Me ne leggo una perché mi ha colpito, insomma anche lì sono molto ingenua. Fornitura di installazione di impianto di diffusione sonora con 8 programmi audio condivisibili indipendenti e comando audio con display, 19.000 euro per la musica a casa di Bertone. Vediamo il servizio. Qui siamo in via della Conciliazione, laggiù lo vedete, c'è la cupola di San Pietro, e lì accanto una delle più belle viste su Piazza San Pietro è quella che ha William Joseph Levada, il cardinale che ha l'appartamento più grande, 524 metri quadri, quella è la terrazza. Monsignor Levada is inside. No. Well, he's having lunch right now. So we're just visiting him. Yeah. Is in a beautiful place, no? It's a nice view. Have you seen the Angelus from there? Yeah, yeah. Cardinale? Salve. Mentre aspetto Levada fuori dal palazzo, incontro il suo vicino di casa. È José Saraiva Martins, 380 metri quadri di casa, un altro cardinale molto importante. Non si sente un faraone lei, come ha detto il Papa? No. Lei è disposto a lasciare il suo appartamento? No, non lo so. Se ci sono per esempio persone come il Papa che stanno a Santa Marta in un appartamento di 50 metri quadri, perché lei sta in un appartamento che è 10 volte più grande? Penso che degli altri papi non stavano a Santa Marta. Questo è il punto. Che dici, Marcello, di questa storia? Te ne sei molto occupato in questi giorni, ho visto che ti sei un po' distaccato dalla politica quotidiana e ti sei molto appassionato al Vaticano. No, ho raccolto anche lo sfogo, mi sono occupato ovviamente di quello che più approfonditamente è raccontato nel libro di Fittipaldi, anche in quello di Nunzio, cioè tutte queste cifre, sprechi, lussi, che ovviamente poi sono stati stigmatizzati dal Papa, ma mi ha molto colpito l'atteggiamento che si vedeva anche in questo cardinale, diciamo il secondo in classifica quanto a metri quadri, perché bisogna dire che c'è un sentimento tra i cardinali, che ovviamente è sotto traccia perché sono tutti molto preoccupati dell'atteggiamento del Papa, del fatto che il Papa non sente ragioni, vuole assolutamente che
questa storia finisca, che i colpevoli siano puniti, ma molti di questi pensano di non avere nessuna colpa. Cioè il cardinale a cui è stato assegnato un appartamento da 500 metri quadri, o quello a cui l'emerito tipo Bertone, al quale viene ovviamente lasciata una casa, pensano di aver svolto il loro servizio e che questa di Papa Francesco è, diciamo, non lo dicono così, ma insomma una iattura che gli è capitata, e rimpiangono moltissimo Papa Wojtyła, perché dicono: ma Papa Wojtyła si occupava di Dio, della Madonna, aveva una grande visione, fu l'uomo che fece cadere il muro di Berlino, fu l'uomo che celebrò la fine del comunismo, no? Cioè, Gorbaciov riconobbe pubblicamente che senza il Papa il muro di Berlino non sarebbe mai caduto. Cioè, questo è il respiro di un Papa. Questo Papa è un pedante che sta lì a guardare i conti, a vedere le case, ma come gli può venire in mente? No, appunto, il sottolavello, il preventivo, fatevi fare i preventivi, per carità, è tutto giustissimo. Roba misera. Però, insomma, la visione di un Papa, a giudizio dei grandi principi della Chiesa, deve essere una visione molto più alta, molto più profonda, molto più lunga, insomma. E poi devo dire che anche nel rapporto con i poveri, cioè tutti questi importanti uomini di Chiesa non è che odino i poveri, tutt'altro, non è che non si adoperino per aiutarli, tutt'altro, semplicemente non li abbracciano tutti i giorni, semplicemente non condividono quest'idea che bisogna vivere in mezzo ai poveri, no? Cioè, ci sono, se uno va sotto San Giovanni, no, la basilica in cui risiede il vicario del Papa, fino a qualche tempo fa tutte le mattine c'era un'assemblea di poveri anche italiani, non tutti, anzi in maggior parte stranieri, i quali venivano selezionati da parroci e suore molto severi, che ovviamente scartavano quelli non presentabili, no? Poi una selezione di questi poveri veniva portata al cospetto del vicario del Papa, il quale li confortava, pregava per loro, ma naturalmente non si abbracciava. Scartati, non è una cosa gentile. Che dice De Romano? È una descrizione. Questo era il modo della Chiesa, diciamo. Sì. Naturalmente su questo modo è arrivato. Cioè, questi vivono ciclone, come dei faraoni, gli sembra normale. Pensano che il Papa è un mezzo. Non vorrei essere impopolare, per carità, poi i cardinali sono già delle figure che tendono a non esserci molto simpatiche. Però io separerei le cose di cui ha scritto Fittipaldi, cioè il danno erariale che viene all'Italia dal fatto che esistono dei privilegi ormai inaccettabili, ma questo riguarda gli accordi diplomatici tra l'Italia e la Santa sì, Sede. Sì, è un po' come l'IMU, è un po' come le suore che invece di tenere lì le case, esatto, per i poveri, ci fanno dire il bed and breakfast, è tutto uno stesso. Dopodiché però il Vaticano non è uno Stato democratico e nessuno glielo chiede di essere uno Stato democratico, cioè non ha un elettorato come in Italia, elettorato che chiede al consigliere comunale di Palermo: ma come ti permetti di andare là a imbrogliarci? Quindi mi viene da dire, e so di essere provocatorio, cioè in fondo non è una novità che i cardinali vivano in appartamenti cardinalizi, per l'appunto. Cioè si dice, quindi, come dire, è una questione sulla quale noi, per carità, possiamo esercitare anche il nostro disappunto, anche un po' il nostro disprezzo, però sinceramente è una tradizione su quale sono di una casa. È chiaro che questo confligge col papato di Bergoglio, che ha scelto invece di fare un'operazione. Ecco, no, bravo, perché invece Papa Bergoglio dice: la sete di potere fa male, certo, dice: non si può vivere come faraoni e occuparsi dei poveri, certo, non si possono gestire così i soldi, perché poi non si riscuotono neanche bene le anime. Cioè lui cambia paradigma. Assolutamente, fa una cosa molto in sintonia con i nostri sentimenti, chiamiamoli antipolitici, no? Cioè con il clima di questo tempo, che non è un clima solo italiano, ma è diffuso dappertutto, e questo evidentemente confligge. Però il Papa che parla, finire, la battuta che ora ricordava il direttore Sorgi sui cardinali che dicono: beh, però in fondo Wojtyła si occupava di grandi temi, cioè non è una battuta. Non lo so chi l'abbia detto, magari l'ha detto un cardinale che vive in 700, però è veramente qualcosa che io comprendo. Effettivamente c'è questa, non critica, ma questa discussione all'interno del mondo cattolico, ma siamo sicuri, e non esprimo naturalmente una critica al Papa, non sono nessuno per farlo, ma la domanda è: ma siamo sicuri di affrontare i temi veri di questo tempo, no? Rispetto naturalmente a un papato precedente che aveva affrontato e sconfitto, contribuire a sconfiggere grandi temi del Novecento. Però insomma, allora c'è un'agenzia del Papa qui, un attimo solo, faccio parlare. Ci sono due pericoli che insidiano i credenti: la tentazione di divinizzare le cose della terra e persino di idolatrare le abitudini, come se tutto dovesse durare per sempre. Invece l'unica bellezza eterna a cui guardare è quella di Dio. L'ho affermato Papa Francesco all'omelia della messa del mattino. No, dico, bisogna anche dire che sotto Papa Giovanni Paolo II, santo adesso, santo a furor di popolo, capitò di tutto, come sappiamo. Molte delle cose che capitarono vennero giustificate con la guerra fredda, il mondo che stava cambiando, ma insomma a Roma capitò che
i soldi della banda della Magliana venissero utilizzati per finanziare la resistenza anticomunista in Polonia, che è un farabutto, scusate. Non era seppellito. Non c'è niente di nuovo, quindi si è impegnato. Come De Pedis fosse seppellito nella Basilica di Santa Polina. Non può essere scritta a Papa Wojtyła. Lui non c'entrava niente e non se ne occupava assolutamente. Però appunto l'idea è questa, i grandi temi planetari e non... Ma il fatto grave è che questi cardinali non capiscano, e forse lo dovrebbero capire, che il Papa, occupandosi di queste cose, oltre ad occuparsi delle altre cose, sta capendo che la Chiesa si sta autodistruggendo per questi scandali, perché la gente, vedendo quello che accade, il Papa che fa l'outing, il Papa, quel monsignore, tra l'altro secondo me c'è anche un tema economico, perché l'8 per mille, arriveremo anche a questo, il monsignore che fa outing, lo scandalo ultimo di quest'altro monsignore che ne faceva di tutti i colori, pure la droga. L'abate di Monte Cassino. L'ira di Dio con i soldi dei fedeli, cioè con i soldi che devono essere dati ai poveri. Allora la gente dice, come ci devono dire accogliere i rifugiati? Ma accoglieteli voi anche, che avete l'appartamento di 500 metri quadri, una stanzetta per una famiglia dei profughi, la troveranno. Ecco perché la Chiesa si sta distruggendo per queste immagini. Fa bene Bergoglio a tamponare, a toglierli da queste, che io li toglierei da queste. Scusa, voglio dire una cosa ad Emiliano, perché tu oggi sull'Espresso scrivi che questo Papa ha molti molti nemici, chi sono? Provi a farci una mappa, se secondo te chi sono questi nemici del Papa? Sono questi cardinali di cui parlava Marcello? Beh, anche, nel senso che se un cardinale, allora il Papa è un Papa davvero rivoluzionario, lo penso, l'ho scritto e lo ribadisco, perché un Papa che, ricordiamoci, prima delle elezioni di Bergoglio, in che condizioni si è concluso l'ultimo pontificato. A parte la storia dei corvi precedenti di Vatilix I, c'erano degli scandali finanziari giganteschi. Ricordate Nunzio Scarano, il dipendente, il prelato dell'Apsa, che aveva riciclato, questa è l'accusa ovviamente, adesso è sotto processo, decine di milioni di euro di alcuni amici armatori. Ricordate gli scandali allo IOR, il direttore e il vice direttore in questo momento sono imputati. Cioè, quindi tutti quello che dice scandali. La Mussolini, ormai non è tutto marcio, se non, non si è un caso, non è un caso che un gesuita come Francesco decida di chiamarsi Francesco, è un segnale molto importante, perché già l'opinione pubblica alla fine del pontificato di Benedetto XVI era molto stanca di quell'andazzo. Già c'era stata la storia di Bertone, c'erano state alcune vicende finanziarie piuttosto scure. Quindi lui decide di cambiare tutto, anche da un punto di vista mediatico, nel senso cerchiamo di far riavvicinare il Vaticano innanzitutto, cioè la gerarchia curiale, che è il problema principale, e poi tutta la Chiesa, che è invece il problema secondario, perché il pesce puzza dalla testa, quindi non è possibile che preti di strada straordinari siano in qualche modo guidati da una curia romana corrotta. Quindi lui decide di cambiare tutto. Decide di cambiare tutto, come scrivo nel pezzo di oggi sull'Espresso, ma lo seguono in pochi, come racconta il mio libro. Ha delle resistenze pazzesche, al di là della favoletta che ci hanno raccontato in questi 2 anni e mezzo anche molti giornali importanti. La propaganda vaticana ci ha raccontato che in 2 anni e mezzo tutto era cambiato, che finalmente la rivoluzione di Francesco aveva ribaltato la Chiesa come un calzino. Non è andata così perché lui è molto più solo, non soltanto viene attaccato dalla vecchia guardia che non vuole perdere privilegi, prebende, vantaggi, ma anche da alcuni uomini suoi che lui stesso ha scelto. Cioè, il cardinale George Pell, che è il braccio destro del Papa per le vicende economiche, è il prefetto della segreteria dell'economia, è l'uomo che gli ha fatto saltare il sinodo. Cioè, è il tradizionalista che ha ideato quella lettera di protesta per dire che il sinodo sulla famiglia era... Quindi si incrociano vari piani e anche vari mondi però, su questa resistenza al Papa. Attenzione, perché secondo me alcune di queste riserve di dottrina che sono apparse nel sinodo sono più legate ai cambiamenti della vita del Vaticano che il Papa sta facendo. Intendo dire,
Il cardinale Pell ha guidato, diciamo la verità, una risibile protesta, 13 firme che poi sono diventate 4, cardinali che avevano firmato e poi dicevano avevo letto un altro testo, me ne hanno fatto firmare uno che non avevo letto. Insomma, è stata una rivolta di quelle abbastanza ridicole, cioè non succedono neanche nella politica italiana delle cose di questo genere, no? E anche quella sceneggiata del Monsignore che si proclama gay e presenta il suo fidanzato l'AMSA alla vigilia, aveva un'aria un po' alla di vigilia del sinodo, sì. Era una cosa cosa voglio dire, che molti di questi che sono tradizionalisti, che sono contrari alla comunione ai divorziati, cambierebbero subito idea se gli assicurassero che l'attico rimane quello che è. Le due cose sono intrecciate. No, chiudo in un secondo. Solo un secondo, perché devo arrivare a De Luca, perché io qui faccio una mattinata molto intensa, caro. Un secondo, la lettera sarà anche stata, diciamo, un tentativo, diciamo, non riuscitissimo. Però fine il sinodo è fallito, nel senso che le aperture progressiste che quindi, lui sperava di ottenere, è successo. Alla fine lui ha perso. Allora, vi faccio vedere, perché Milano Carli sono un po' di giorni, lo dico a Andrea Romano che ama i libri, che ha dei titoli da proporci. Oggi c'è questo, dov'è? L'attimo fuggente, l'attico fuggente, che fa il verso all'attimo fuggente, starring Tarcisio Bertone. Vi porto a sentire De Luca, perché ieri, conoscete ormai la questione, ne parliamo da ieri mattina molto intensamente, devo dire. De Luca è indagato assieme a una giudice del Tribunale di Napoli, assieme a suo marito, che avrebbe provato a fare un ricatto a De Luca per avere un incarico nella sanità campana, assieme al suo braccio destro Mastursi. Ieri De Luca si è recato nella sede del Mattino, il giornale di Napoli, e si è difeso a modo suo. Guardate e poi ne parliamo. Per quello che mi riguarda, il fatto non esiste, perché io ancora oggi non so di che diavolo stiamo parlando. Apprendo da voi che vi è un certo Manna che avrebbe cercato di proporsi per incarichi parlando con qualcuno della segreteria. Sa qual è la condizione concreta oggi di una regione o di una istituzione nella quale c'è un'amministrazione appena eletta? È quella di una invasione, di un'ondata di persone che vengono e si propongono. Chi presentando le proprie qualità professionali, chi millantando credito, chi vantando sistemi di relazione, è una balana. Questa è la condizione reale. E la mia interpretazione è quella più semplice, che probabilmente qualcuno aveva voglia di presentarsi, di fare un po' di millantato credito. Questo vogliamo... Dopodiché, sì. Mi perdoni, io non intendo andare una virgola oltre questo. Allora, era un De Luca che si mostrava molto sereno. Dice che lui non ha nessun problema, è completamente estraneo ai fatti. Un po' di cose che non tornano, in realtà ci sono, se sentite la parere di Andrea Romano, perché per esempio quando Mastursi si dimette, De Luca dice che si dimette per motivi di lavoro troppo intenso, poi veniamo a sapere che si dimette per tutte altre vicende, quindi quantomeno un'opacità nella gestione della vicenda, no? Esiste. E poi c'è un altro tema su cui vorrei un suo giudizio, e cioè... come nasce questa vicenda? È una vicenda tutta storta, no? È cominciata male, è proseguita peggio. Cioè, l'idea di candidare una persona candidabile ma non eleggibile in qualche modo crea un cortocircuito. Allora, la vicenda è una vicenda triste innanzitutto per chiunque creda, ad esempio, nella magistratura. Cioè, lo spaccato che ci offre, non di tutta la magistratura, ma di una parte della magistratura, di una magistrata, è uno spaccato abbastanza inquietante, no? Poi con tutte queste code relative alla famiglia, non famiglia, insomma... Non è una bella cosa, non è una bella cosa naturalmente neanche per il Partito Democratico, perché comunque Mastursi era ed è un esponente del Partito Democratico. Ora, come si dice, ma come credo, la magistratura dovrà accertare tutto, però è evidente che quantomeno Mastursi ha fatto da sponda a chi si proponeva, poi ha ragione De Luca, e poi venga De Luca, ha ragione De Luca che quando uno viene eletto viene investito di una serie di richieste, gente che millanta, vedremo cosa è successo, però certamente su Mastursi c'è un problema. Per quanto riguarda De Luca, io separerei la vicenda della sua candidatura da questa, nel senso che sulla sua candidatura lui non è che è stato scelto dal PD, lui ha partecipato e ha vinto delle primarie, perché la legge Severino, ricordiamolo per l'ennesima volta, non impediva a un esponente come De Luca, condannato per
abuso d'ufficio di candidarsi. Poi una volta eletto la stessa Severino è ambigua sul fatto e lui ha fatto ricorso e l'ha vinto. Detto questo... No, non è ambigua. Scusami, esatto. Poi dirai quello che ritieni. È ambigua tanto che c'è un ricorso alla Corte Costituzionale, però al di là della Severino... Sulla vicenda Berlusconi era chiarissima, come sai Berlusconi riguarda un parlamentare, l'ambiguità della Severino riguarda la differenza tra i deputati e i senatori e gli amministratori locali, certo. Tanto che autorevolissimi costituzionalisti, che non sono io, hanno espresso lo stesso pensiero. Allora finisce Romano e poi sentiamo Mussolini e Terzi. Un vizio d'origine, cioè tratta i parlamentari e i deputati in modo molto diverso da come tratta gli amministratori locali, questa è una cosa tecnica però è vera. Sul tema in oggetto vedremo cosa esce fuori, è chiaro che è una vicenda, ripeto. Cioè Renzi aspetta per il momento, non si muove. Renzi aspetta, ma aspettiamo tutti, come è giusto fare. Il confronto con Marino, che altri hanno fatto e che faccio anch'io, non è la stessa cosa di De Luca. Cito un solo esempio, anche qui non sappiamo come andrà a finire dal punto di vista giudiziario la vicenda di Marino, però Marino per esempio... all'inizio della vicenda Scontrini disse restituisco i soldi e quindi di fatto ammise una responsabilità che io mi auguro non ci sia alla fine, però fu una cosa diversa. Se oggi De Luca avesse detto è vero, domani caccerò questa persona che ho nominato, non è nello stile del personaggio a prescindere da come sono andati i fatti, diciamo, quindi certamente tratti di aspettare, detto però che è una vicenda che ovviamente è una vicenda che, come dire, avremmo preferito che non ferisce come è naturale che sia. Mussolini non faccia quella faccia. No, io dico questo, io ho letto molto bene le carte, ho letto la Severino, perché quando abbiamo fatto la campagna elettorale con Stefano Caldoro abbiamo detto molto chiaramente, perché abbiamo parlato con costituzionalisti, che lui poteva candidarsi, e questo è giustissimo, ma una volta eletto doveva essere sospeso per 8 mesi. La Severino era molto chiara. Poi hanno cominciato a imbrogliare le acque dicendo ma vediamo, facciamo domanda all'Avvocatura di Stato. Invece io mi chiedo un'altra cosa. Prima il passaggio che ha detto Romano, giustissimo, cioè prima di arrivare a Di De Luca, che mi sembra, se sono confermate queste cose, recidivo, perché già aveva una condanna e già per questo forse non doveva proprio presentarsi alle primarie, però lo hanno scelto i cittadini. Che dobbiamo fare? Poi scelto o non scelto, vediamo. Come mai lui, quando è stato eletto, era così sicuro che poteva vincere la battaglia legale sulla sentenza? Ma perché De Luca è sicuro di qualunque cosa? Domanda che pongo così in generale. E poi un'altra cosa, a prescindere da De Luca, è possibile che questo magistrato, se sono vere le accuse, che ha il marito che deve impicciarsi, vuole diventare colpa, la magistratura la mette in un altro tribunale, fa solo la disloca, la sposta. Beh, immagino che attendano le indagini. O non la sospende immediatamente, cioè uno che deve aspettare, tu ti devi cautelare, perché il magistrato non è neanche come un politico che ha responsabilità enormi, ma il magistrato decide della vita o della morte, diciamo, del carcere dei cittadini, e se i cittadini sbagliano vanno in galera e i magistrati no. Allora, fermo un momento, perché ha detto una cosa la Mussolini. Non veniva dislocato, veniva cacciato. Arrivo da lei, Terzi, la Mussolini però ha detto, sì. De Luca, come faceva a essere così sicuro? Vi propongo di rivedere insieme un pezzetto di un servizio del 28 maggio scorso, fatto qui all'Area che tira, mancavano 3 giorni alle elezioni regionali, eravamo nel pieno di un dibattito molto acceso sulla possibile decadenza di De Luca e il nostro inviato parlò con De Luca, sentite. Già sapeva tutto. De Luca, che cosa cambia con la Severino? Cari ragazzi, voi avete una depramazione organica, ma riuscite a interessarvi di un problema concreto una volta? La mia opinione è che non si applica proprio ai nuovi eletti la Severino. Non c'è la possibilità né di sede vacante, no? Ma la sede vacante c'è solo per il papato, come sapete voi, eppure là c'è il camerlengo che interviene. Chi potrebbe essere il suo camerlengo, il vicepresidente, chi potrebbe essere? Sicuramente una persona per bene e capace. Allora, la depravazione organica era di Finotti, che purtroppo continua ad averla, però insomma questi erano i toni, ecco, diciamo. Terzi.
Beh, io dissento semplicemente dalle parole di Romano e capisco l'imbarazzo ovviamente del rappresentante. Se lei dissentisse me lo aspettavo. No, guardi, prima di mettersi sulla difensiva, no, semplicemente perché non definisco questa vicenda triste, ma la definirei grave, anzi molto grave per tutte le implicazioni, perché qui mettiamo in discussione ovviamente il comportamento che dovrebbe essere legittimo di un presidente, di un governatore, di una regione, importante come la Campania, ma soprattutto di un esponente, di un rappresentante della magistratura, che è ancora più grave, e condivido ovviamente quanto diceva l'onorevole Mussolini, che dice: capisco che nelle more dell'eventuale verifica delle responsabilità una possa essere solo trasferita, auspico che nel momento in cui dovesse essere invece verificata la responsabilità di questo giudice, quantomeno venga interdetta dai pubblici uffici, allontanata dalla magistratura, perché mi pare gravissimo. Ora, ci spieghiamo, come diceva lei, tanta tranquillità nel candidato del PD alle elezioni regionali. Era un problema che tutti ci siamo posti, ma anche al di fuori dei confini campani, perché effettivamente candidare chi comunque era impossibile, poi soggetto da, insomma, cioè, la cui eventuale elezione poteva essere messa da subito in dubbio, era una cosa poco chiara. Ora, nell'atteggiamento, e qui questa è ovviamente una battuta, ma permettetela, perché veramente me la mettete su un piatto d'argento, anni fa abbiamo assistito a chi si trovava le case intestate senza saperlo, a quanto pare invece De Luca si trova sentenze favorevoli senza saperlo, è un caso anche questo probabilmente, e alla fine l'abbiamo visto prima per il Vaticano, tutto il mondo è paese, insomma si trova sempre il modo di arrangiarsi. Questa è ovviamente una battuta con tutto la sensazione di tristezza che ti rimane addosso, anche come politico e come rappresentante poi dei cittadini, perché questo ovviamente, capirà bene, non fa certo bene a quelli che sono i politici, che invece lavorano tanto. I consiglieri di Messina, li citavate prima in apertura, che vanno e fanno finta di essere presenti alle commissioni quando in Sicilia ci sono dei gravissimi problemi di ogni ordine e grado. Dico, certo, non fanno in modo di creare un minimo di legittimità. Forse tra l'altro andrebbero cacciati, se vanno, come dice la Maria, licenziare i dipendenti pubblici che trimbano il cartellino, mi chiedo perché i consiglieri di Messina devono andare a firmare i libri. Se verrà accertato che si tratta di una truffa, dovranno essere. Però vorrei rispondere all'onorevole Terzi, mi scusi. Da che pulpito viene la predica? Nella tua giunta, di cui lei è esponente, il presidente è indagato per favoritismi, ora non mi ricordo il termine del reato, e il suo vicepresidente è stato arrestato non più tardi di un mese fa. Ora sinceramente capisco, però lei forse all'introduzione avrebbe dovuto dire: ora parlo di De Luca, però vorrei dire che la mia giunta di cui sono esponente, guidata da quello che aveva fatto campagna elettorale con la scopa, mi ricordo Maroni, che andava in TV, puriremo tutti, vi hanno arrestato il vicepresidente, il suo presidente è indagato per reati abbastanza pesanti, forse e per quello invece la Severino era applicabile automaticamente nel momento di una condanna, e invece per De Luca non vale, anzi si trova delle sentenze che dicono insomma perde pezzi ad ogni piè sospinto, perché dato effettivamente tra Marino e De Luca, insomma, non sono due personaggi di secondo piano. Allora volevo dire su questo un ultimo passaggino, perché poi le cose tutti noi le sentiamo, io non conosco le indagini, non conosco quello che sta succedendo, però il fatto ad esempio che lui, quindi De Luca, abbia detto che il suo capo gabinetto Masturzi si dimetteva per altro motivo, vuol dire che lo copre. Perché oggi non poteva immediatamente Masturzi denunciare. Ha sbagliato e non c'è più, quindi l'ha scaricato completamente. Ha sbagliato Masturzi, o non è stato lui a dire a Masturzi buttati avanti e vedi come Masturzi si fa salvare questa poltrona. Guardi, il PD, onorevole Mussolini, il PD Campano, che ha anche ammesso di avere sbagliato, e non è solo De Luca, anche il PD Campano ha detto che Masturzi si dimetteva per eccessivo carico, sbagliando, perché si era in un momento nel quale non era ancora uscita l'inchiesta, ma tutti si era dimesso da due giorni, è stato evidentemente perché De Luca lo sapeva dal 29 ottobre. Bravo. De Luca dal 29 ottobre sapeva di essere indagato, sapeva che Masturzi era indagato, conosceva le accuse a Masturzi, e solo dopo, mi pare che sia successo il 7 o il 6 novembre, Masturzi ha comunicato le dimissioni, attenzione, soltanto dall'incarico in regione, perché da vice segretario regionale del PD si è dimesso l'altro ieri. Questo per me è un punto vero e difficile, per De Luca, perché un politico onesto e trasparente lo dice, se è indagato, non aspetta che viene fuori. Un
l'inchiesta per corruzione, per concussione, per induzione, è stata tenuta nascosta. Quindi vuol dire che sia stato un errore comunicativo molto grave. Infatti ieri il PD Campano l'ha riconosciuto. Non è comunicativa. Devo andare in pubblicità, torniamo subito. Torniamo subito. Le passere d'Italia avranno motivo di conforto. Oi, ma che stiamo al teatro, al circo equo, ma falla finita. Dal punto di vista estetico, io non sono Brad Pitt, lui non è George Clooney. Se non siete molto esigenti sul piano estetico, diciamo, vi faremo impazzire. Come diceva Eraclito, ethos antropodaimon, il carattere, il demone dell'uomo. Cesare, un essere che a definirlo umano si fa un oltraggio alla biologia. Vito Crimi, detto il Procione. La russa che a giudicare, diciamo, dalla sua lingua non si sa se appartenga all'etnia albanese o kosovara. La Roberta Lombardi, la ricorda? Quella donna di simpatia istintiva e di istintiva cordialità. Gasparri, questa strana mescolanza di umano e di pinguino, diciamo così. Per me è impresentabile l'onorevole Rosaria B. Lei insomma non aveva impresentabile. Casaleggio, quando uno si fa la permanente a 60 anni è capace di qualunque perversione. Miguel Gotor, io pensavo sinceramente che fosse un ballerino di flamenco, un tanghero. Capite che sto facendo training autogeno, mi sto autocontrollando, insomma. Keep calm. È chiaro. Devo dirvi una cosa, ho saputo che Maurizio Crossa vive una grande crisi creativa perché si sente superato, così, di scatto, da De Luca, caro Romano. È un grandissimo. No, volevo De Luca... ricordare che lui è del PD. Chi e lui? Se un esponente del centro... De Luca? Lui, questo De Luca. De Luca, questo, è del PD, sì, sì. Se uno del centrodestra avesse detto, esatto, questo non è della razza umana, ma è albanese, esatto, o di una cella, avrebbero... Beh, oddio, l'avete anche detto. Hai fatto un gesto. Beh, l'avete detto tanto. Avrebbero fatto un paniere tanto. C'è una galleria solo per lui. Posso dire, Romano, secondo me c'ha un po' ragione. No, ma è successo. Ma non è detto anche per lui. Stata una tragedia. Ora siamo in fascia protetta, quindi non si possono ricordare alcune delle perle. Però, se al posto di De Luca ci fosse stato Caldoro, voi andavate in piazza a Palazzo Santa Lucia e stavate a fare un sit-in con le candele, veniva Renzi e parlava pure slavo. Che per te è la cosa, diciamo, per me è la cosa meravigliosa, perché gli slavi sono nostri amici, e te credi a me, Merovini? Sono belli gli slavi, alti e biondi, non come te. Perché già sulla guerra d'Etiopia l'ho sentita commuoversi alti un pochino troppo. Alti e biondi, troppo, non come te. Vai. Le mie amiche basso, Romano. Renzi, dov'è? Lo basso è brutto. Non, però... non gli piace, Romano. Non è il mio tipo, ognuno ha i tipi suoi. Per carità. Lui non è il mio tipo. Va bene. Marcello, caro, tu oggi scrivi... Proviamo a uscire da... scrivi un pezzo sul tuo taccuino, che come tu sai io a mattina uso come bussola della giornata, dicendo che Renzi non parla per due motivi. Non vuole aspettare a capire, perché effettivamente la faccenda... Ma la seconda, che è quella più interessante a mio giudizio, è che lui, dopo i casi Marino e Crocetta, dopo le lezioni dei casi Marino e Crocetta, ha capito che tanto cacciarli è una cosa tanto tanto difficile, quindi deve imbarcarsi in un percorso che non sai dove ti porta. Beh, ce lo ricordiamo, no? Che l'estate scorsa Renzi aveva detto che bisognava mandare via Marino e Crocetta, ma dalla sera alla mattina. E non se ne andò né Marino né Crocetta, anzi Crocetta nel frattempo mi pare che ha fatto altre due giunte. Sì, sì, fa giunte come superato, se piovesse Crocetta. Ha superato la cinquantina di assessori cambiati. E Marino, ce lo ricordiamo, il tentativo di mettergli vicino degli uomini, Esposito, Lombardo Radice, insomma degli uomini del PD che dovevano commissariarlo, che non riuscirono a commissariarlo manco per niente, insomma è finita come è finita. Perché è finita in quel modo? Infatti io dico...
ci vuole l'artiglieria pesante. Perché... diamo un po' d'acqua ad Andrea Romano che ha un problema di raucedine. Ma anche lo lasciamolo così. No, perché? È proprio mussoliniana, diciamo. Lasciamolo morire. Non ha nemmeno slavo. Cioè, se fosse slavo lo salveremmo. Sì, almeno ci stiamo un po' tranquilli. Mi sembra una punizione eccessiva. No, Renzi disse che De Luca è il nostro punto di riferimento a Napoli, è l'uomo che no. ci vuole. Rifate vedere le parole. Poi però c'è una differenza... c'è una differenza fondamentale. Insomma, con Marino alla fine hai adoperato l'artiglieria pesante, hai fatto saltare tutto quanto, hai dovuto sciogliere il consiglio comunale, far dimettere i 26 consiglieri comunali con quella scena penosa delle firme del notaio, con risultato che adesso non sai più bene cosa fare. Beh, cioè, andremo a votare, vediamo chi vince, chi sarà il candidato. Ora, nel caso della vera differenza fra De Luca e Marino, però secondo me è una differenza politica, cioè De Luca politicamente è fortissimo. Cioè De Luca è il padrone, di, non dico del PD, ma di una maggioranza composita in cui c'è tutto, Cosentino, De Mita, e quelli lì l'hanno votato perché lui faccia il presidente della regione 5 anni. Se Renzi gli avesse detto De Luca non ti candidare, De Luca si sarebbe candidato lo stesso e gli faceva perdere le elezioni in Campania come Pastorino le ha fatte perdere al PD in Liguria. Quindi Renzi neanche lo sfiora con l'idea di mettere. Ecco, però scusa, quello che dice Marcello vuole un problema politico molto forte, Renzi ha preso Marcello finisce, poi fa una domanda a Romano, poi arrivo da lei. Scusate, perché De Luca si dimetta, ci vorrebbe che la magistratura adoperasse un carico molto pesante, cosa che bisogna riconoscere che al momento dalle carte non viene fuori. Come dicevo, quello che dice Marcello Sorgino è molto importante perché è esattamente il punto di debolezza del renzismo, cioè che a Roma Palazzo Chigi è così forte e poi sui territori o sbaglia il candidato, vedi il caso Paita, o invece ha dei candidati che vivono di vita propria, da cui, con cui lui non riesce ad avere un ascendente, no? Dunque provo. Altra acqua, continui a bere. Io sono molto più buona della Mussolini. Ce la dovrei fare nonostante il malocchio della Mussolini. No, sta scherzando, c'è una battuta. Vedi quanto è tremendo. No, battuta. No, però mi premeva rispondere alla sua domanda. Non è possibile fargli il malocchio perché tu sei il malocchio. Ah, addirittura adesso. È proprio una maledizione, diciamo. Ma per temperare la questo punto, vabbè, io però, come diceva Benedetto Croce, non ci credo ma non si sa mai, quindi appena esco da qua diciamo vado a... Fatti una treccia. Cornetti vari. Fatti una treccia. No, per rispondere invece alla sua domanda e anche alle considerazioni del direttore Sorgi, un tema è quello, come dire, dell'arrivo del renzismo, comunque di questa, quella che io considero positivamente una rivoluzione a tutti i livelli del Partito Democratico. Questa è una cosa molto complicata sulla quale stiamo lavorando, non è semplice arrivare a modificare una struttura di partito che in molti casi è ancora una struttura antica e vecchia, e questa è una cosa faticosa che tra l'altro il PD sta facendo e altri partiti non stanno facendo, però noi lo stiamo facendo alla luce del sole. Però torno sulle differenze tra Marino e De Luca, su cui ha insistito il direttore Sorgi. Cioè, sono due casi davvero molto diversi, nel senso che il caso Marino è incappato in una vicenda giudiziaria e comunque politica, sullo sfondo di un logoramento politico molto molto serio. De Luca è stato appena eletto. Se ci fossero, questa è la mia opinione, ma non ho difficoltà a immaginare che sarebbe un'opinione largamente diffusa nel PD, se ci fossero elementi giudiziari su De Luca molto pesanti, molto più pesanti di quelli di cui si parla oggi, io non credo che ci sarebbero difficoltà anche a chiedere le dimissioni di De Luca, perché su questo il nostro atteggiamento verso i nostri amministratori è sempre stato molto trasparente. In presenza di un reato commesso, nello svolgimento delle funzioni di quell'amministratore, c'è una richiesta di dimissioni. Diversamente, lo dico all'esponente della Lega in Lombardia, diversamente da quanto fa la Lega il Premier in Lombardia. Scusi Romano, secondo me qui arriviamo a un punto un po' dolente. Qual è il momento in cui siamo in presenza? Perché io le posso ricordare che Renzi con la Cancellieri piuttosto che la De Girolamo in presenza di telefonata chiese le dimissioni. Quindi la presenza quando la responsabilità la responsabilità di Renzi in quel momento era una responsabilità diversa, se non sbaglio era già segretario del partito. Lupi si è dimesso per sua sensibilità. Tra l'altro per una vicenda che era una vicenda di imbarazzo politico, non c'era una vicenda giudiziaria. Onorevole Mussolini, sto dicendo una cosa molto trasparente. La mia opinione è che se un amministratore è indagato e tanto più rinviato a giudizio per un reato svolto nelle funzioni che eserce in quel momento, quell'amministratore deve dimettersi per tutelare la carica. De Luca era già condannato. Scusami, altra cosa invece, lo ripeto anche diciamo con grande determinazione, detto Renzi che non voleva se c'è una questione che invece riguarda il passato di quell'amministratore o di quel candidato amministratore,
In presenza di una legge come la Severino, che non impedisce a quell'amministratore di candidarsi, si deve rispettare la legge. Ha detto anche, come hanno detto altri esponenti del mio partito, che io, se avessi votato per le primarie in Campania, il mio candidato era un altro, si chiamava Gennaro Migliore, che poi non si è nemmeno candidato. Però una volta che il candidato vince le primarie, e noi facciamo le primarie e voi questa non le fate, storia, quel candidato diventa il candidato di tutto il partito. E quindi e un partito serio come il nostro lo sostiene. Io devo andare in pubblicità. Renzi ha preso un sacco di voti a Salerno durante le primarie. Marie con De Luca. Sono tutti criminali, come cittadini mai? Di Salerno. Ma scusa, stai dicendo che ha preso tanti voti e quindi non lo può cacciare? Cittadini di Salerno sono tutti pubblicità. Criminali. Bevi che pubblicità adesso, quando devi parlare Romano c'è la pubblicità. Che dobbiamo fare? Pubblicità. Mambo 11:59, ci colleghiamo anche oggi con Adriana Bellini di Tele 7. Ciao Adriana, ben trovata. Le notizie di oggi? Buongiorno Mirta, a meno di sorprese dell'ultima ora avremo le notizie economiche in primo piano del telegiornale, perché la ripresa c'è, lo ha certificato all'inizio della settimana l'OCSE, ma è debole e fragile come ci ha detto ieri Mario Draghi, e questo vale in particolar modo per l'Italia. I dati dell'Istat di oggi sul PIL, il prodotto interno lordo, lo confermano, appunto questa crescita c'è, ma nel nostro caso è un po' più debole del previsto, di quello che erano le stime. Si parla del 0,2% nel terzo trimestre dell'anno, mentre invece le previsioni erano dello 0,3% per la crescita congiunturale. E poi Mirta, avremo le notizie sul fronte della lotta contro l'ISIS, il sedicente califfato di al-Baghdadi. La notizia di oggi sarebbe quella dell'uccisione di Jihadi John, il boia britannico che tante volte abbiamo visto in quelle immagini terribili mentre giustiziava gli ostaggi occidentali. Secondo gli americani la sua uccisione in Siria a Raqqa sarebbe quasi certa, e sarebbe stato ucciso insieme ad altri 4 jihadisti, sempre stranieri, sempre forse britannici. Però da Londra non arriva la conferma di David Cameron, del premier britannico, che dice non abbiamo ancora alcuna certezza. Poi poco dopo il telegiornale, tu sai, abbiamo le cronache, lì si parlerà dell'accoltellamento di questo ebreo ortodosso alla periferia di Milano, un fatto che è ancora molto vago nei suoi contorni, insomma non si sa bene quale possa essere il movente. Naturalmente la paura dell'antisemitismo è grandissima, certo. L'allarme, però insomma gli inquirenti stanno ancora verificando tutte le piste possibili. Poi naturalmente Mirta, come al solito, avremo tante altre notizie. C'è a fare rumore, c'è la visita in Italia domani e dopodomani del presidente iraniano Rouhani. Anche qui naturalmente si parla di nuovo dei nuovi scambi commerciali che riniziano con la caduta delle sanzioni, ma ci sono anche i rapporti tesissimi con Israele e le continue violazioni dei diritti umani da parte di Teheran. Grazie Adriana, ci rivediamo alle 13:30 con il TG. Io invece torno in Italia, precisamente in Puglia, precisamente sulla statale 275, una strada, ma una strada che non c'è, se ne parla da anni, discussioni fra provincia, regione, comuni. Non si è ancora trovata la quadra, ma adesso spuntano delle intercettazioni che riguardano la Dama Nera, quella a Croglianò, che come vi ricorderete pare sia l'epicentro del sistema di tangenti dell'ANAS. Vediamo il servizio e poi ne parliamo con gli ospiti che ci hanno raggiunti. Quasi 300 milioni in sospeso per la nuova 275, la statale Maglie Santa Maria di Leuca, dovrebbe sostituire questa, lunga 40 km, vecchia e pericolosa. I lavori non sono mai iniziati. C'è voluto più di un decennio perché Regione, Province e Comuni trovassero un accordo sul progetto. Poi sono iniziati i problemi con gli espropri e gli appalti. Questa strada, queste popolazioni la stanno aspettando da 30 anni. Il rischio di perdere i 288 milioni di euro, noi non lo vogliamo correre. Ma sulla statale adesso si allungano anche ombre di malaffare.
Ne parla Antonella Crogliano, la demanera di ANAS. Ecco le sue parole nelle carte in mano alla Procura di Roma. Far passare tutto questo tempo, dice, finché non succede qualche cosa. Quella è la prossima bomba che arriva, la vergogna delle vergogne. Che cosa volesse dire? Dovranno chiarirlo i magistrati. Intanto nel 2014 il Consiglio di Stato, su ricorso di una delle imprese costruttrici, la Coedis al Matarrese, ha riconosciuto illegittima la gara per l'assegnazione dei lavori. E quello che era stato anticipato dal giudice amministrativo, cioè le macroscopiche illegittimità, hanno poi trovato qualche eco nelle recentissime vicende circa alcuni comportamenti discutibili della dirigenza dell'ANAS, ivi compresa quella dirigenza che ha gestito la gara di appalto. Nel caso ha parlato anche il numero uno di ANAS, Gianni Armani. La 275 ha detto un errore da non ripetere e proprio gli appalti per la strada sarebbero al centro di un nuovo filone di indagine della Procura di Roma. Mi hanno scaricato tutti i tipi di rifiuti, rifiuti urbani ma anche rifiuti ospedalieri. Accanto alle ombre giudiziarie c'è lo scontro sull'impatto ambientale. L'associazionismo locale ha denunciato più volte il rischio che la nuova strada possa coprire discariche sospette. Gli atti dei comuni risultano l'esistenza di queste discariche e tra l'altro sono classificate come discariche con rifiuti tossici. Quindi immagino che ci sia stata una distrazione in chi ha progettato. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto lo stop immediato. I comuni dell'ultimo segmento hanno proposto di ammodernare strutture esistenti per evitare costose colate di cemento. E non abbiamo 8 chilometri di tracciato, ma ne abbiamo 4 di tracciato nuovo, esattamente la metà. Certamente non c'è paragone tra l'impatto ambientale di questa soluzione su un'infrastruttura già esistente da adeguare rispetto ad una nuova infrastruttura che sarà un nastro di asfalto che mi preoccupa molto. È arrivato a trovarci Pippo Civati, gruppo misto possibile? Sì. Per il momento è possibile. No, poi sarà certo forse dopo. No, sarà possibile anche sarà anzi possibile. Sarà più possibile, sarà sempre più possibile. Sempre più non sarà Sinistra Italiana però, questo lo possiamo dire. No, anche perché è un gruppo parlamentare a cui non ho aderito. Settimana Benissimo. Prossima torno e vi racconto un'altra cosa che sta succedendo in Parlamento. Va bene, intanto ci arriviamo anche a questo. È arrivato a trovarci Carlo Tecce, firma del Fatto Quotidiano, ben trovato. Buongiorno. Ed è arrivato a trovarci Paolo Mieli, giornalista e scrittore, grande direttore. Mieli buongiorno. Allora, volevo dire che tu sei da una parte insomma un grande giornalista, come diceva Camillo, storico dell'istante, però fai pure lo storico. Hai scritto un libro, si chiama L'arma della memoria contro la reinvenzione del passato. Io però ti chiedo subito una cosa su quello che abbiamo visto, nel senso che sono sempre la stessa storia per l'Italia, sono 30 anni che parliamo delle stesse cose, di lavori in perenne ritardo, di correzioni, di appalti fatti male, cioè è una roba che non evolve, no? Beh, adesso per essere ottimisti siamo più vigili, ho visto, notavamo che avevano sul tavolo tutti il Fatto Quotidiano in bella evidenza, cioè, adesso chi fa scorrettezze, e lì è un caso, sa che c'è una tensione della stampa molto più forte di quanto ci fosse. Non dico 30 anni fa, non ce n'era quasi nessuna, erano pochi i giornali che si segnalavano. Ma anche di 20 anni fa, cioè dell'epoca di Mani Pulite, secondo me adesso la cosa che si nota è che, a parte il fatto che ha questa... Con buona pace di De Luca che dice che bisogna chiudere le pagine a colori, però invece il Fatto va in edicola tutte le mattine. Ma certo, perché poi tutti se ne accorgono quando sono travolti loro. La prova della malafede è questa, che gli imputati, le persone che non hanno a che fare col giornalismo, polemizzano con queste notizie solo quando le riguardano personalmente. Mai uno che si alzi a difendere uno dalla parte opposta e questo... Non fa una bella impressione. Ma, insomma... No. Davide Faraone, sottosegretario all'istruzione, Partito Democratico, è collegato con noi dal MIUR. Ben trovato, Faraone. Oggi c'è lo sciopero buongiorno, della scuola. Buongiorno a voi. Che succede con lo sciopero della scuola? È uno sciopero, quindi come tutti gli scioperi, come tutte le manifestazioni democratiche, hanno il nostro grandissimo rispetto. Vabbè, che risposta reticente, Faraone, va bene, perfetto. Partecipa anche no, tu. No, se poi approfondiremo
Poi approfondiremo i temi della scuola e quindi mi farà piacere anche dire quello che abbiamo fatto e quello che stiamo mettendo in campo, però intanto mi sembra corretto rispondere così su uno sciopero, su una manifestazione, anche quando non se ne condividono gli argomenti. Allora, Faraone, prima la porto in Sicilia però, perché la Sicilia per me è una sorta di ispirazione perenne. Tutte le mattine arrivano casi dalla Sicilia che vale la pena raccontare, quasi sempre, devo dire, non sono gran belle notizie. Adesso vi porto una discarica, le porte di Catania, è una discarica fuori legge, se ne discute da molto tempo, ma la cosa che più ci ha colpiti è che gli stipendi dei manager pubblici che gestiscono la discarica, diciamo che più roba arriva lì dentro e più loro guadagnano, quindi è un disincentivo totale a fare un altro tipo di uso dei rifiuti, a riciclare, guardate. Mister Bianco, siamo in provincia di Catania, quella che lambisce la città è la più grande discarica della Sicilia orientale, nella quale vengono conferiti i rifiuti delle principali province siciliane. Se dovesse chiudere, la regione tornerebbe nell'emergenza del 2012, con le strade invase dalla spazzatura e un altissimo rischio sanitario. I cittadini sono da anni sul piede di guerra. Noi accanto alla discarica viviamo da reclusi, come se fossimo agli arresti domiciliari. Si vive con la sensazione di avere una bomba a poche centinaia di metri da casa propria, una bomba sanitaria, visto che la gente si ammala e muore nel silenzio delle istituzioni, una bomba ambientale con i nostri territori devastati dalla presenza della discarica tra ruspe e compattatori. La discarica è priva delle autorizzazioni necessarie. Il proprietario, Domenico Proto, è stato arrestato e rinviato a giudizio con l'accusa di corruzione. Anche Nino Di Guardo, sindaco di Mister Bianco, è sul piede di guerra. La discarica è illegittima perché non ha avuto l'autorizzazione da parte dell'assessorato all'energia. Doveva già essere chiusa, non ha più la legittimità a proseguire. Per gestire la discarica e chiuderla, dopo l'arresto del proprietario, la prefettura ha nominato nel dicembre 2014 tre commissari che costano 75.000 euro lordi al mese. Uno di loro, Riccardo Tenti, ci spiega che il sito resterà ancora aperto. Vediamo adesso, per esempio, siamo partiti con tutta una campagna abbastanza avanzata per l'impatto fattivo. Stiamo facendo col sistema, abbiamo fatto mezz'ora dinamica tutta una serie di rilievi. Lo stipendio dei commissari, ai sensi di legge, è direttamente proporzionale al fatturato. Più la discarica resta aperta, più guadagnano. Nei fatti è chiaro che loro si sono mossi per proseguire la vita della discarica e questo evidentemente comporta anche la retribuzione nei loro riguardi. Il risultato è che la discarica illegittima resta aperta, i cittadini continuano a protestare e i commissari percepiscono uno stipendio lordo di 300.000 euro l'anno, che supera quello del Presidente della Repubblica. Allora, mi sente Faraone? Sì. Sì, ecco, no, mi danno informazioni false dalla regia, lo sapevo che lei mi sentiva. Catania, che succede? Cioè, com'è possibile che la sua regione, insomma, io ho visto in questi mesi, capito, giunte che si susseguono, Crocetta che fa giunte come fossero pizze, però poi alla fine i problemi sono tutti lì immutati e immutabili nel tempo, non trova? Assolutamente sì, il tema dei rifiuti purtroppo è uno dei temi sul quale non si riesce a fare un passo in avanti, anzi addirittura se ne fanno indietro. Qualche giorno fa è uscito un dato allarmante che si va sulla raccolta differenziata a ridurre le percentuali anziché aumentarle. In Sicilia esiste soltanto la discarica come unico strumento di smaltimento dei rifiuti. C'è una grave crisi sia economica ma anche igienico-sanitaria sulla gestione di questa, che è diventata purtroppo una grossissima emergenza. Però mi perdoni, mi scusi Faraone, posso dire una cosa proprio da casalinga? Sì. Cioè, va benissimo, i problemi ci sono, è difficilissimo, sì. I cittadini non sono abituati, ma se voi pagate di più stipendio a chi fa arrivare più roba dentro la discarica, ma questi quando avranno interesse a cambiare le cose? Me lo chiedo.
Ma infatti lì il tema è proprio che dovrebbe essere assolutamente rivoluzionato proprio il sistema, innanzitutto di raccolta e di completamento del ciclo dei rifiuti. È impensabile che in Sicilia i rifiuti vengano portati esclusivamente in discarica, con quelle situazioni igienico-sanitarie di cui parlavo poco fa e di cui parlava anche il vostro servizio. Noi stiamo intervenendo a Roma con un commissariamento da parte del governo nazionale proprio per garantire lo smaltimento dei rifiuti più incisivo e soprattutto per cercare di commisurare il servizio, perché la cosa che è più drammatica è che in Sicilia si pagano le tasse più alte sui rifiuti e il servizio è pessimo, quindi vuol dire che queste risorse sono spese male e non c'è un completamento del ciclo che dovrebbe essere quello che poi è quello più incisivo per poter agire. Voglio e risolvere sentire il problema. Un momento anche Pippo Civati su una questione forse però un po' più politica, Crocetta. Sì. Cioè la sensazione che abbiamo in questi ultimi giorni, no, è che ci sono, cioè che Renzi è fortissimo a Palazzo Chigi, dopodiché a livello di territori Marino non lo voleva da un anno, hanno dovuto raccogliere le firme dal notaio per mandarlo via. Crocetta è un'altra, diciamo, come vogliamo chiamarla, mina vagante, no, rispetto al renzismo. Forse stanno cercando un notaio siciliano, non so, perché in realtà anche su Crocetta la polemica va avanti da tantissimo tempo. Io non voglio fare lo spiritoso, la Sicilia ha molte potenzialità ma anche molti problemi e non voglio entrare in polemica con Faraone, però sembra quasi che governi un altro, non Faraone in Sicilia, ascoltandolo, no? Perché in realtà governano un po' tutti in Sicilia, c'è una larghissima maggioranza, cioè ci dovrebbe essere il meglio di ogni schieramento, perché... No, c'è dal PD al centrodestro, esponenti comunque che vengono dalle precedenti amministrazioni. Questa è un'idea ottimista, quando ci sono le grandi ammucchiate c'è il meglio di ogni schieramento. No, era un po', era un po' ironico, perché come sai io sono un avversario storico delle larghe intese. È arrivato Massimo Ammaniti, che piacere. Grazie professore, quindi, prego. Facciamo entrare il professore. No. Però ecco, io credo che ci sia su queste ed altre partite da confrontarsi invece in modo molto più dialettico, con soluzioni diverse ma che i cittadini possono comprendere. C'è una versione di destra, sto scherzando, ma insomma ci siamo capiti, una di sinistra per affrontare il tema dei rifiuti. Ci sono tante modalità, se ne parla pochissimo, non sembra un tema rilevante sul piano nazionale, e invece sull'ambiente si può immaginare una conversione, uso questo termine perché Papa Francesco è protagonista, diciamo, della partita con un'enciclica molto molto innovativa, che però in realtà sposa tesi che ci sono nel mondo scientifico, nel mondo politico pochissimo, per cui ci sono ancora le discariche, l'unica soluzione restano gli inceneritori e invece ci sono tappe intermedie infinite per trattare. Senta, il tema ieri io farei così, detto... se governassi la Sicilia farei così. Ieri Cuperlo mi ha detto che il vero leader della sinistra è Papa Francesco al momento, lei è d'accordo? No, io sono laico e tengo sempre separata la Chiesa, o meglio, insomma, sono stato a lungo in una Chiesa, no? Perché il partito della sinistra è stato sempre vissuto come un momento anche un po' appassionato, per non dire religioso, però tenderei a separare le due cose. Allora, parliamo di memoria, perché Paolo Mieri in questo libro traversa secoli di storia, però diciamo che la chiave forse è proprio nelle prime righe di questo libro, almeno io così l'ho capita. L'onesto uso dell'arma della memoria è il più valido antidoto all'imbarbarimento. E invece, purtroppo, in questo paese la memoria è corta. Noi abbiamo fatto un piccolo esperimento, Paolo, molto così proprio alla buona. Siamo andati un po' in giro a chiedere un po' di cose capitate negli ultimi anni per capire gli italiani cosa ricordano. Vediamo e poi ne parliamo. Stiamo cercando di capire se gli italiani hanno memoria. Se io le chiedo chi ha vinto nel 94, lei si ricorda? Le elezioni politiche del 94? No. La memoria, questa sconosciuta, potente arma di difesa da contraddizioni e ricadute nei vecchi errori, è come un diario da custodire gelosamente. Peccato però che anche di fronte a episodi recenti gli italiani mostrino di non averne troppa. Per testare sul campo prepariamo una serie di domande da sottoporre ai malcapitati. Facile. Quando abbiamo votato l'ultima volta? Oddio. Abbiamo votato. Michele, suggerisci? 2013. Bene, la accendiamo, tutti d'accordo? 2013. Quando abbiamo votato l'ultima volta? 2013? Non mi ricordo. Quante volte è stato presidente del Consiglio Massimo D'Alema? Sono presidente del Consiglio Massimo D'Alema. Prima di Renzi chi c'era? Prima di Renzi chi c'era? Berlusconi. Chi era? Franceschini?
Non era lui che hanno... Presidente del Consiglio. Ah, perdono allora. Era Presidente del Consiglio. Materia delicata la memoria, anche perché a volte ci tira brutti scherzi. Cosa faceva Renzi prima di fare il Presidente del Consiglio? Il sindaco a Firenze. E prima ancora? Prima ancora sapevo che era forse un comico, se ricordo bene. Matteo Renzi? Matteo Renzi, sì. Ha partecipato alla ruota della fortuna. Presidente della provincia. Signori, siete i migliori, avete vinto oggi. C'è nebbia anche sui nostri presidenti della Repubblica. Il presidente della Repubblica prima di Mattarella. Beh, sì, no. Giorgio. Giorgio. Napolitano, certo. E prima di Napolitano? Napolitano, non me lo... Te chi era? Pertini, no. Non era Pertini. Vabbè, no, ma... C'era Ciampi. Ciampi, giusto. E vedi, questo è il risultato di tutto, no? E cioè il disinteresse aiuta a non ricordare. Allora Paolo, mi sento un po' una maniaca vedendo, perché io mi ricordo tutto, forse scherzo qua tutti i giorni, mi sembra tutto così chiaro, invece la gente normale, tutte queste robe che noi parliamo per ore e ore tutti i giorni, proprio le ignora. Perché uno tende a ricordare le cose che ha vissuto, le cose che ha letto, ascoltato, sono passate. Quando quel signore ha detto prima di Renzi c'era Berlusconi, ha detto una verità, cioè il precedente Presidente del Consiglio di cui si ricorda è Berlusconi. Poi certo ci sono stati Monti, Letta, però lui ha percepito come leader politico. Sono curiose queste testimonianze, perché dentro... Ti è piaciuto l'esperimento terra-terra che abbiamo fatto? Io lo trovo divino, lo fece Walter Veltroni e su Berlinguer, andò a chiedere in giro ai ragazzi chi era Berlinguer, e tu dici, un ciclista, ma francese, un gangster, cioè nella memoria, ed era ovvio che in quei ragazzi, in quella generazione, perché dovevano tenere a mente chi fosse Berlinguer. Berlinguer è di una generazione, la mia, della generazione precedente. Che cosa voglio dire? Che però anche questi esperimenti fatti, uno capisce qual è il percorso mentale. Ci sono personaggi, la memoria non è ricordarsi tutti i presidenti degli Stati Uniti o italiani uno dietro l'altro, la memoria è vedere cosa ti è rimasto impresso nella memoria, quali collegamenti ci sono fra quello che ti è rimasto. Perché, scusa, impresso? Nel libro parli di tentativi di creare una memoria addomesticata? Perché c'è una forte tendenza della politica che fatta volta va al potere, di addomesticare la memoria, nel senso di togliere tutte le parti scomode, tutte le parti sgradevoli che... riguardano la propria parte politica o addirittura se stesse, e crearsi così un santino a propria immagine e somiglianza per promuoversi. È una cosa che però c'è sempre stata, dall'Atene del V secolo avanti Cristo, non è una secoli cosa, dei secoli. Non è un fenomeno italiano. E infatti i politici, stavo pensando adesso mentre sentivo Pippo Civati, devono curarlo bene questo aspetto, perché poi tutti rimangono nell'indistinto, non ricorderanno mai che come ha militato, adesso magari come ha militato nel PD, perché se n'è andato, perché oggi non sta insieme agli altri. Sembrano delle cose che, siccome uno le vive... Sì, enormi, e poi tu ti allontani un po'. Ma poi invece... ti allontani, brava, ti allontani. Posso fare una battuta straordinaria che mi è stata fatta? Mi dicevano, perché molti pensano che io sia ancora nel PD, infatti, e mi dicevano che sono come Tom Cruise, non nel senso che sono fico, ma perché Tom Cruise è uscito da Scientology 2 anni fa e tutti pensiamo che sia ancora in Scientology. Esatto. Provate, è un po' la stessa, non è un paragone Scientology. È carino il paragone PD Scientology. No, non volevo fare nota su questo. No, stavo sul, non era questa la battuta. La battuta era che noi pensiamo che di essere riconoscibili e poi magari non lo siamo per niente. E questo è un tratto anche di umiltà. Qualcosa, come giustamente suggeriva. Per questo bisogna farci attenzione, secondo me bisogna leggerne, se non voglio fare pubblicità a un libro, tantomeno al mio, ma bisogna leggere, approfondire, addirittura sarebbe bello se ogni persona
tenesse un diario delle cose che lo hanno colpito, non di quelle che... io a Magniti è d'accordo, l'ho consigliato, è una cosa straordinaria, tenete un diario di quello che vi hanno, di quello che quel giorno vi ha colpito, in grande e in piccolo, senza pudore, cose lette, ascoltate al telegiornale. Prima cosa, rileggerlo qualche anno dopo è straordinario. Uno pensa, guarda cosa mi era venuto all'occhio. E poi ti dice tantissimo di te, aiuta la memoria. Bello. Lo farò fare ai miei figli, li costringerò, caro Paolo. E poi forse... No, a tutti gli spettatori. La memoria però funziona così, cioè che gli aspetti rilevanti noi... Oltre ad essere uno scrittore, quindi prendete nota, non perché, so perché dice cose, psichiatra, dice cose guarda molto me, serie. Dice sono psichiatra, guarda me. Poteva guardare un caso, psichiatra, no, perché può essere un buon caso di Scientology. Ah, pensavo si voleva occupare di Civati a Magniti. No. Allora stavo dicendo che la memoria poi è molto selettiva, non è che registriamo tutto in modo indifferenziato. Evidentemente il principio di rilevanza è fondamentale, anch'io ho sentito le interviste ed è chiaro che esiste una memoria autobiografica che riguarda gli eventi importanti della nostra vita e quelli rimangono. Poi esiste una memoria un po' più generalizzata, D'Alema è mai stato Presidente del Consiglio, questo ha poco a che fare con la propria biografia, per cui rientra in tutte quelle informazioni che poi nel tempo si perdono. Allora voglio sentire Carlo Tecce, perché penso sia il più giovane qua oggi. Sì. Prima di far sentirti il tuo parere, Carlo, ti faccio vedere una cosa. A proposito di D'Alema, è mai stato Presidente del Consiglio? Sì, lo è stato anche un grande leader della sinistra. Ultimamente ha fatto una dichiarazione dicendo che se l'avesse presentato al Consiglio dei Ministri quello che fa Renzi, le slide buttate lì su un iPad che vengono viste e sfuggono subito, l'avrebbero crocifisso. Abbiamo ragionato su questo tema con Emiliano Carri, non è un ragionamento, è uno scherzo, però guardate. Quando mi capitò di fare un governo... Era veramente il mega presidente galattico in persona. Io non mi posi il problema di portare un gruppo di amici, diciamo, come se fosse un weekend. Piantiamo la tenda, ragioniere? La tenda? Sì. Pronti? Mi posi il problema che ci fossero dentro personalità come Dini, come Amato, come Ciampi. I mega direttori naturali e laterali si scambiano strenne faraoniche. Ogni consiglio dei ministri era un esame di Stato. Bene, giovanotto, lei è dei nostri. E difficilmente potevo presentarmi al consiglio dei ministri con un fascicolo vuoto. Ho qui davanti la sua domanda di riassunzione e tutto il suo dossier. Perché mi avrebbero giustamente crocifisso. Crocifisso in sala mensa. Chiediamo scusa a Massimo D'Alema per questa D'Alema Fantozzi, però a te ci è piaciuto. Molto, molto. Che dici sulla memoria, Carlo? Che oltre a quello che si ricorda è importante come si ricordano le cose. Ad esempio, Mani Pulite, col passare degli anni... Quasi quasi qualcuno l'ha anche giustificata, ha anche trovato un pretesto per ripulire persone che, politiche soprattutto, che mano a mano negli anni hanno avuto la possibilità di riciclarsi, proprio contando sul fatto che gli italiani non godono di buona, sana, robusta memoria. No? Esatto, dove i personaggi riemersi dalla Prima Repubblica sono riemersi appunto con l'Expo. Oltre che sulla memoria volevo dire un'altra cosa sulle tangenti, facendo un piccolo intervento onnicomprensivo. Perché si ripetono appunto ancora la memoria degli episodi di corruzione, di mala gestione pubblica? Perché al di là dell'aspetto politico degli amministratori che cambiano con le tornate, viva Dio, democratiche elettorali quando capitano, i dirigenti, i capi dipartimento dei ministeri, che sono personaggi oscuri, anche fantozziani alcune volte, restano lì inamovibili. Ad esempio, faccio un esempio concreto, Del Rio, che è subentrato a Lupi per le note vicende del figlio, del Rolex, dell'inchiesta su Incalzo. No, devi spiegarle, perché sennò gli spettatori,
Chi ce le ricorda? Già, anche questo, c'è una memoria proprio a brevissimo termine, direttore. Insomma, Lupi, che è stato costretto ad andarsene per la storia del Rolex e il figlio. L'orologio regalato al figlio. Ho citato questa perché appunto rimarrà come quell'episodio più nella memoria, credo, della vicenda di Lupi. Nessuno sa se Lupi è indagato e non è indagato. Nessuno sa se Lupi ha preso mazzette e non ha preso mazzette, ma tutti si ricorderanno il Rolex regalato al figlio. E comunque dicevo che quindi Del Rio è arrivato al Ministero dei Trasporti e Infrastrutture e non ha potuto cambiare i capi dipartimento, che sono ancora quelli che hanno lavorato con Lupi, ma con Matteoli e fino ancora con Lunardi. E questo è il problema, così si creano le dame nere. Allora, questo è molto interessante, vorrei che rispondesse Faraone, perché in effetti quello che a noi sembra è che c'è una sorta di primo livello la politica, anche quella che viene poi messa sulla graticola più spesso. Dietro c'è un mondo di cui si parla meno, ma che alla fine è quello che decide, perché appunto quella signora lì all'ANAS che teneva la borsetta aperta sul tavolo per ricevere le tangenti come fossero ciliegie era una signora sconosciuta ai più, che però lì dentro era un perno di quel sistema, no? Bah, il tema che è stato posto è assolutamente un tema centrale, la questione della burocrazia, dei funzionari che comunque rimangono in campo anche a seguito di vicende che accadono nei ministeri di corruzione, è assolutamente un tema centrale e che è una priorità di questo Paese. Noi con la riforma, con la Madia e con la riforma della pubblica amministrazione siamo intervenuti sull'inamovibilità dei dirigenti ministeriali. Credo che bisogna andare sempre più in questa direzione, cercando sempre più di premiare il merito, al di là delle questioni che riguardano anche la rotazione dei dirigenti, che una rotazione che tenga conto anche della necessità dell'esperienza. Io devo dire che da quando sono qui al MIUR ho potuto verificare che ci sono funzionari in gamba, anche quelli che appaiono grigi burocrati sono persone assolutamente necessarie per poter far funzionare la macchina. Assolutamente sì, nel senso che noi abbiamo fatto una riforma che è quella della buona scuola da 107 a luglio, iniziava l'anno scolastico a settembre, se non avessimo avuto una macchina ministeriale all'altezza non ce l'avremmo mai fatta. Allora, a proposito di buone letture da fare, è uscito questo nuovo libro di Massimo Amaniti che si chiama La famiglia adolescente, che è una lettura molto interessante, specialmente per chi è genitore. Io mi sono molto occupata di madri ultimamente e devo dire che ho trovato tante cose in questo libro. E anche lì, caro Amaniti, abbiamo provato a capire poi le emozioni e gli ideali dei giovani quali sono. Abbiamo fatto un giro avanti alla Sapienza per capire poi, rispetto ai ragionamenti che lei fa sulla famiglia, sul fatto che ormai genitori e figli non li riesci più a riconoscere, racconta una cosa divertentissima di una ragazzina che arriva da lei come paziente, come una madre vestita in un modo surreale, molto più da ragazzina della figlia. È vera sta cosa, è verissima. Allora, vediamo il servizio e poi ne parliamo. Che cosa ti viene in mente se ti dico lavoro? Fatica. Futuro? Desolazione? Politica? No, per carità. Per carità. Il futuro incerto, la famiglia indispensabile, la politica come la pensione, molto molto lontana. Roma, Università La Sapienza. Quando si parla di avvenire, i giovani mostrano più di una perplessità. Non c'è sicurezza e non c'è certezza in quello che potremmo fare anche dopo aver finito i nostri studi. Il futuro è probabilmente lontano da qua, anche se non vorremmo. Spero di poter avere un futuro qui. Emozione e paura. Paura soprattutto per il proprio destino professionale, sempre meno sicuro. Qual è la prima parola che ti viene in mente se ti dico lavoro? Panico. Casini. Responsabilità. Disoccupazione. Appena usciti magari si spera di trovarlo, però non è così scontato. Poi c'è la politica. Lacune. Mattarella. Oddio, non lo conosco. Ti giuro, non lo conosco. Promozioni. Sì, io direi la speranza. Secondo me Salvini potrebbe risolvere un sacco di cose. Grillo dice cose giuste nel modo sbagliato. Bocciature. Anche se sono veneto, dico no a Salvini. Renzi. Vergogna. Grillo un'incognita. In generale, molta sfiducia. Semplicemente li sento parlare, non credo a ciò che dicono. Non danno il buon esempio, ecco. Non c'è proprio voglia di, diciamo, fare entrare i giovani in politica. Unica ancora di salvezza,
la famiglia. La cosa più importante, quello che, a cui uno aspira. Sto ancora a casa con mamma e papà, sorellina, cane. Ma no, la famiglia è tutto. Affetti a parte, per qualcuno sembra essere rimasta una sola possibilità. Che cos'è che ti ispira fiducia? Me stessa. L'unica cosa su cui penso che potrò contare da qui alla vecchiaia. Da una parte è una bella risposta a me stessa, dall'altra dà anche il senso di una generazione, no? Che cammina solo sulle sue gambe. Civatiana come risposta. Civatiana come risposta. Civatiana. No, non ho capito. Non capisco. Non capisco Maniche, Civatiana. La famiglia, però, no? Mi sembra l'unica vera ancora di salvezza. Lei racconta nel libro le nuove famiglie, quelle in cui tutti noi siamo immersi, devo dire. Cioè, dice, si mangia tutti insieme, si guarda insieme la TV, i nostri figli ci seguono quando viaggiamo, quando si va fuori con gli amici, discutiamo di fronte a loro, li coinvolgiamo nei nostri contrasti coniugali, condividiamo modi di vestire, gusti, comportamenti, li difendiamo coi professori. Sembra tutto ideale, ma forse non è così. No. No, bisogna fare i genitori, gli altri devono fare i figli, in qualche modo. Intanto, sentendo le interviste dei ragazzi, viene fuori un dato che colpisce, ossia vivono in una specie di limbo. Cioè le generazioni precedenti, i giovani, quando andavano all'università, era una fase di passaggio e ci si preparava a entrare nel mondo del lavoro. Adesso vivono, più che comprensibilmente, in una situazione totalmente statica, il futuro è nebuloso, ci si ripiega su se stessi e la famiglia è l'unico porto sicuro. Per cui, come ho parlato nel libro, la famiglia adolescente vuol dire una famiglia dove sono tutti adolescenti. Tutti portano il sacco sulle spalle, lo zainetto, tutti vanno col motorino, quando si deve uscire la mattina l'hai preso te o l'ho preso io il motorino, tutti stanno su Facebook e così via. Cioè le differenze e i passaggi generazionali sono molto più sfumati rispetto al passato e questo crea una situazione, per riprendere quello che dice Bauman, il sociologo, si vive in una società liquida in cui le differenze sono molto sfumate. Scusate, mi dice una cosa, questa è una generazione appunto comunque vicina alla sua, quella lì della sapienza, come mai secondo lei la politica li fa così orrore? Beh, perché non, secondo me perché non dice delle cose forti, che sono forti davvero, cioè io penso alla scomparsa di una parola che per me è molto importante, che è uguaglianza, non si usa più, no? Sembra troppo impegnativa, non si parla più di politica estera, anche i giornali italiani, con rispetto per i direttori e i redattori bravissimi che ci sono quest'oggi, sono molto sfumati, non ci sono grandi questioni, grandi opzioni in campo, ci sono i toni, no? Le felpe, però non c'è davvero una sfida intorno alla quale costruire una vita di passione e questo è anche un retaggio culturale più generale. Io sono molto d'accordo, lo vivo molto su me stesso, la mia compagna è molto meno adolescente di me, ma è vero che c'è un'adolescenza che non finisce mai, si rimane single fino a 35 anni, in un paese in cui spesso rimani a casa non perché sei un fannullone, ma perché non c'hai le risorse per staccarti o perché vivi in una comunità molto organica e però ti ritrovi a 35 anni che stai a casa con i genitori e magari ti fai una famiglia tu. Ti nasce un figlio e devi cambiare tutto, è un lavoro anche, adesso non voglio usare parole a sproposito, però traumatico per chi lo attraversa senza strumenti o senza riferimenti. I miei genitori erano e sono molto più chiari nella loro dimensione rispetto a me. Va bene, io la discussione sul motorino la faccio con i miei figli. Io non vado in motorino, solo il motorino, il resto la faccio, è uguale. Quella discussione lì. Paolo Mieli, che dici? La famiglia è una cosa bellissima, più dura meglio è. Quindi, che questa cosa dei giovani che sono costretti a rimanere perché non trovano lavoro. No, non trovano lavoro anche perché immaginano un lavoro esattamente come lo vogliono. Ultra retribuito, così. Ma un paese dove una quantità di lavori che le generazioni precedenti facevano normalmente sono lasciate
alla popolazione di colore, non parlo solo della raccolta dei meloni o dei pomodori, ma di un'infinità. Insomma, io vivo a Milano tutto ciò che è artigianato, negozi, lavori manuali, ma pagati 5.000 euro al mese o 4.000 euro al mese, non lavori super pagati, sono interi quartieri dove li fanno i cinesi, dove li fanno... Cioè, quindi, ci sono dei lavoratori italiani che non lavorano per 5.000 euro al mese? Sì, giovane, sì, non lo so, sì. Io non ne conosco. No, guarda, ma quando hanno fatto, un elenco perché li mandiamo subito. Quando hanno fatto il concorso per l'Expo... Non è vero? Ah, vabbè, adesso è ovvio che siete costretti a dirlo, ma c'è un'ipocrisia... Siamo costretti. Ma scusate, ma come mai quelli che fanno le pizze ai ristoranti... Invece di Napoli, la città record, le cose sono tutti egiziani. Me lo dite, quanto pensate che guadagni un pizzettaro? Adesso 5.000, vabbè, diciamo 3.000. Come mai? Cos'è che è una scelta di avere tutti? Hanno fatto delle classifiche dei migliori ristoratori come capacità di qua, che sono uno pakistano, tutti extracomunitari arrivati. Come strano, no? Quando prima nella società descritta da Mannitti, dove quelli trovavano più lavoro, però si trovavano anche, persino, sentite un po', dei pizzettari italiani. Oggi è escluso. Allora voi mi dite... Pubblicità, su questo ci torniamo. Sì. Pubblicità, torniamo subito. Steve Jobs ha vinto la sua battaglia perché? Perché ha fatto una cosa facile e bella. Pensateci, prima dell'iPhone tutti avevano bisogno del manuale di istruzioni. L'Italia è un po' così, deve tornare ad essere facile e bella. L'iPhone come un manifesto politico. Simboli per raccontare la visione di un paese. Simboli per marchiare gli avversari come vecchi, da rottamare, fuori dalla modernità. Matteo Renzi pesca nell'immaginario collettivo e lo usa a suo piacimento. Pensare oggi di utilizzare l'articolo 18 come la nostra battaglia è come pensare di prendere un iPhone e di dire dove lo metto il gettone del telefono. I palchi delle varie edizioni della Leopolda erano ricchi di oggetti e testimonianze del passato. Televisori, vecchie bici bianche da corsa, un tavolo da falegname. In questo caso il passato è da custodire, è pop, al più si potrebbe definire vintage, da collezione. Gli stessi oggetti che Renzi ripesca spesso dagli anni Ottanta possono però essere al contrario usati, secondo l'occorrenza, come la prova pratica che il passato è da archiviare, che è ora di qualcosa di diverso. Questa è una Polaroid. Bello, affascinante, noi gli vogliamo bene a questo uomo. Cioè non è che noi, diciamo, lo butto via, lo conserviamo perché ci fa piacere averlo. Ma è uno strumento che fa la foto peggio di quello nuovo. Così non mancano mai riferimenti ad un mito dei nostri tempi. Steve Jobs, il ragazzo partito con un'idea e un sogno dal suo garage, che ha cambiato il mondo. È il ragazzo che Renzi vuole essere, un presidente del Consiglio Popolare, affamato e folle, tanto da poter riuscire in un'impresa impossibile, cambiare l'Italia. Dal garage partirà una startup. Dal garage un sogno prenderà concretezza, ma dal garage finalmente la macchina si rimetterà in moto e torneremo a credere che il futuro è soltanto l'inizio. Scusate, che dice? Lei usa gettoni, fa queste cose qui, Polaroid, io perché sono, lei c'era la Leopoldo dell'anno scorso che provo a mettere il gettone nell'iPhone, è incredibile. Cioè è anche un'attività, quando non ho niente da fare provo, ho cercato un gettone vecchissimo. Cosa le devo dire? È così, è una narrazione, si dice così, funziona, secondo me ha un sacco di difetti dal punto di vista della sostanza delle cose che si dicono e poi si fanno, spesso cambiano, a proposito di società liquida, qui abbiamo un discorso pubblico molto liquido su molte cose, questa legge di stabilità è chiarissima da questo punto di vista, però per ora funziona dal punto di vista elettorale, poi si vedrà, io sono sceso da questa, proprio per via del gettone forse, o dell'iPhone che ho anch'io. Sono sceso perché non ne condivido la rispetto, ovviamente non faccio l'ex antipatico a proposito di storie familiari, però è così, insomma, ci sono allora, prospettive Faraone, diverse.
Dice Civati che è una narrazione, che in realtà poi tra questa meravigliosa visione, bello e facile, il futuro roseo, si può partire da un garage e diventare grandi, poi alla fine invece, io adesso traduco in maniera un po', lui ha detto in maniera poetica, insomma, poi alla fine invece si fanno i 3.000 euro in contanti per piacere Alfano, si prende Verdini sul carro, insomma l'ho buttata un po' volgarmente, però questo era il succo secondo me. Ah, intanto una narrazione basta presupporrebbe che le riforme che sono state fatte in questi mesi non fossero state approvate. Si può contestare la qualità e ciò che c'è scritto dentro, ma una cosa è certa, in pochissimi mesi abbiamo fatto tante di quelle cose che in tantissimi anni non sono state fatte. Ripeto, Pippo può non condividerle nel merito, ma non può non riconoscere che sono stati fatti tanti provvedimenti che il Paese attendeva da tempo. Poi ci sono sicuramente degli elementi di innovazione grandiosa, io credo, ripeto, dal mio punto di vista, la riforma sulla scuola che abbiamo fatto, la riforma istituzionale, quella del Job Act, cioè io credo che si possa, ripeto, contestare il merito, non il fatto che si siano messe in campo delle azioni concrete. Io credo che il Paese abbia bisogno di queste riforme. E quando voi poco fa facevate vedere la scheda sui ragazzi, la mancanza di prospettive, le poche possibilità che ci sono nella società di oggi, sono proprio le motivazioni che ci hanno spinto a fare quelle riforme. Pippo con noi alla Leopolda ragionava di come dovessimo cambiare il paese e ci dovessimo occupare delle nuove generazioni, perché purtroppo in passato i partiti e i sindacati si sono occupati troppo di chi erano i garantiti e non di quelli che dovevamo garantire. Per cui io credo che siamo coerenti con quel percorso dalla prima Leopolda ad oggi e siamo orgogliosi di quello che stiamo mettendo in campo del paese. Mi è arrivata un'agenzia. Altro che 3.000 euro, altro che altre questioni. Paraone, mi è arrivata un'agenzia, dice che i professori che sono scesi in piazza a Roma hanno definito la riforma non la buona scuola ma la buona sola. E per chi non è romano vuol dire che è un po' una fregatura, ecco, per capirci. Nell'agenzia c'è scritto anche quanti erano i professori. Ah, aspetta, adesso guardo. 7.000? Perché se guarda, siccome io sono al MIUR, e la manifestazione è qui giù, vi assicuro che sono molto pochi rispetto a quelli che invece stanno condividendo questa riforma e rispetto ai 180.000 che stiamo assumendo. Stiamo avendo tantissime mail e tantissimi messaggi di soddisfazione per la riforma. Te c'è? Voleva dire che ha parlato mai? No, vedo che è barricato al ministero, farò un accontare i professori che comunque un dissenso, nella finestra. I dati di Faraone, della questura e degli organizzatori avremo fra un po'. Però posso, no, visto no, scusami, che... Pippo. Non sono per nulla barricato, tranquillo. No. Tra l'altro lì giù qualche anno fa c'era anch'io, per cui non mi impressionano le manifestazioni. Esatto, no, che la narrazione o lo storytelling, come si dice meglio con Renzismo, perché la narrazione, che ricordiamo all'epoca Vendola, non ha funzionato, prevede anche dei gradi di esaltazione del progetto renziano. E Faraone ne ha uno molto più basso, mi sembra molto meno entusiasta di quello che fa Renzi, anche se per dovere deve farlo. No, quello che mi stupisce, facendo sempre un rapido intervento onnicomprensivo, è la leggerezza con cui loro stessi si dissociano da quello che fanno, da quello che fa il partito. Funziona in politica con Marino, con Crocetta, con De Luca, e funziona anche con i provvedimenti, che alla fine dire che l'Italia aveva bisogno della riforma costituzionale è dire una baggianata, per non dire altro, no? Dire che in Italia il Jobs Act ha portato centinaia di migliaia di assunti non è vero, dire che la riforma della scuola ha aiutato tutti i precari non è vero, e dire che sono state ristrutturate le scuole con i poche migliaia di euro che sono state stanziate ancora in pochissime in parte spese dal governo, e dire una baggianata. Quindi apprezzo comunque la sincerità involontaria di Faraone, che quasi quasi prende le distanze da se stesso, dal suo partito e dal suo governo. Dice che ha fatto un po' il gufo, diciamo la verità. Non sono ironico. Ha fatto un po' il gufo, però dice che sostanzialmente lei non è così entusiasta della narrazione come ci si aspetterebbe. Ma assolutamente non è così.
dire che non dico con più forza, con più vigore, non fosse un'emergenza di questo paese. No, le riforme istituzionali che tu dici non essere un'emergenza di questo paese, io ricordo per anni si è parlato di assemblee costituenti, di bicamerali, non servono più. No, mi dica un motivo per il quale la riforma costituzionale può far ripartire l'economia del paese. Perché? È una questione di costi? Fai populista? Assolutamente sì. È una questione di costi, abolire una Camera. Quanto si risparmia? Che cosa si risparmia? E dica una cosa, una. Abolire una Camera. Io purtroppo ho un ritorno che non riesco infatti, a fare un dialogo. Il ritorno è sempre salvifico. Qual è la cosa decisiva per cui la riforma costituzionale è importante? Sono i soldi? I soldi di cosa? Ma è importantissimo innanzitutto far sì che un bicameralismo che non ha funzionato in questi anni, ripetitivo, che è l'emblema della burocrazia di questo paese, due camere che si rimpallavano i provvedimenti tantissime volte. Ma cosa se voi fate solo decreti legge? Cosa fanno le camere? Ratificano. Cosa fanno le camere? Due. Ratificano le camere. Ha un ritorno. Se parli mentre parla lui non ti sente. Rivedere il titolo quinto, i poteri delle regioni, dello Stato e dei comuni è un altro elemento indispensabile di azione incisiva sulle riforme che abbiamo discusso per anni. Sono state scritte in tutti i programmi di tutti i partiti di destra. Devo andare in pubblicità, mi perdoni, Faraone. Io capisco che la legge elettorale. È un'altra cosa di Faraone, rimane con noi, pubblicità e poi ci continui a spiegare. Pippo Civati deve andare via. Sì, devo andare a votare la fiducia, che poi voto no, però. Ah, lei vota no alla fiducia, cioè, però vuole essere. Non sono fiducioso, vorrei andare a votare. Benissimo, però. Ci tiene ai suoi no, Civati. Pubblicità, torniamo subito. E 59 è arrivato Paolo Sottocorona a trovarci con queste nuove carte che ha creato apposta per me, devo pensare, perché vedo che arrivo con carte nuove. Ma sì, perché proprio per spiegare anche perché adesso usiamo queste carte che non abbiamo usato altre volte, questa è la situazione di questa mattina, sembra molto simile a quella di ieri, in realtà è simile nel senso che non è veramente cambiato nulla. Queste ombre grigie spesso sono nebbie e le vedete al sud, le vedete su alcune zone costiere del sud, pianura padana, coste settentrionali dell'Adriatico, sul Tirreno. E l'altra foto, quella consueta che usiamo, in cui tutto questo è molto meno visibile, quindi se stiamo parlando di nuvole o temporale usiamo un certo tipo di carte per vedere i temporali. Posso dire una cosa a Massimo Maniti che ti riguarda? Come no? Darti una mano forse. Lui, quando non può prevedere piogge, tempeste, sta male. Bisogna dargli una mano a quest'uomo. Quando deve prevedere il sole, guarda la faccia che fa. Infatti, non è vero. Parlava del bel tempo come se fosse una cosa insopportabile. Però io devo aggiungere, pensavo, ma quando arriverà la pioggia? Perché pensavo anche alla campagna, appunto, agli alberi. Lo so. Lei che dice? Ma essere ragionevoli è noioso, questo lo sappiamo. Quindi allora, la fantasia, l'estro, benissimo, però all'atto pratico poi deve anche piovere. Adesso in realtà non piove in questi giorni. Anzi, se andiamo a vedere la sequenza dei prossimi quattro giorni, troviamo oggi queste velature sottili che abbiamo visto come ombre grigie. Qualche nuvola in più si avvicina al di là delle Alpi, ma lì resta perché domani, la carta successiva, ci dà questa nuvolosità ancora al di là delle Alpi. Al di qua delle Alpi, al nord, queste nebbie spesso persistenti, quindi non si dissolvono durante la mattina, anche su alcune zone del centro e poi localmente sono presenti anche al sud. Domenica non cambia molto, stessa situazione. Lunedì forse c'è un leggero cambiamento, perché fra lunedì e martedì le zone di nord-ovest, vedete la Liguria, in parte la Corsica, un po' l'arco alpino, hanno qualche nuvola in più, potrebbero esserci delle brevi piogge, ma insomma veramente è poca cosa. Le temperature continuano con lievi oscillazioni a restare su questi valori, altine, quindi piuttosto elevate, le minime non tanto, però insomma sono valori abbastanza elevati. L'estate di San Martino continua.
E altro che estate, qua sta diventando una doppia stagione di San Martino. Volevo chiudere con questa foto piuttosto bella per i colori, sullo sfondo dell'Etna col suo fumo che viene un po' stirato, vedete, dalla cappa. Poi in realtà ci sarebbe un discorso sulle temperature da fare. Comunque, e l'Etna ce l'ha mandata Bruno dal Monte Pecoraro, cioè dalla Calabria. Di fronte. È lì, cioè, è sempre un bel vedere, insomma. Grazie, nel senso Paolo Sottocorona. L'arma della memoria, dice Paolo Mieli, e adesso ci chiediamo come la usa questa arma della memoria Silvio Berlusconi, che nella nostra memoria è molto presente, ma anche sui nostri schermi, perché ieri sera è riapparso da Bruno Vespa. Vediamone un pezzetto e poi ne discutiamo. Renzi avrebbe dovuto modificare la legge Severino. Sì, fare un intervento che avrebbe portato alla restituzione a me della partecipazione al Senato e della possibilità di partecipare alla vita politica con la negazione della mia incandidabilità. Questo faceva parte dei patti? Assolutamente sì, molto importante che il centrodestra si sia ricompattato, e questo ricompattamento significa che l'opposizione in Parlamento la faremo insieme. La grinta la porterà Matteo Renzi, la determinazione la porterà Giorgio Meloni, io Matteo porterò Renzi, la mia esperienza, Presidente, e se consente anche Presidente, la mia creatività. Ha detto Matteo Renzi, è ho vero detto, che lei considera Matteo Renzi quasi un ideale, che se adesso non vuole più bene, un Matteo ideale Salvini, figlio politico, Matteo Salvini. Vede, sono tanto che manco... Matteo Salvini. È tanto che manco dalla televisione, quindi lei mi considera di essere... Ma adesso faremo... Un po' in confusione. Ora abbiamo qua due elementi, una domanda per Mieli e una domanda per Ammaniti. Lapsus freudiano, arrivo ad Ammaniti, però prima devo sentire da Paolo una cosa. Chi si ricorda male fra i due? Perché Renzi dice, hai mai parlato di Severino nel patto del Nazareno? Guarda, fai vedere il sottotitolo del mio libro, si chiama L'arma... Contro la reinvenzione del passato. Esatto. Chi la sta reinventando, il passato? Berlusconi, è la seconda volta, perché... La prima volta gli capitò con Scalfaro, adesso non voglio ripetere la questione, tanti anni fa, 20 anni fa, disse che Scalfaro gli aveva promesso che faceva le elezioni a giugno, e ci fu tutto un contenzioso. E un contenzioso molto vivace, perché poi alla fine Berlusconi perse le elezioni. Chi gli capita una cosa così nei discorsi? Raramente gli può ricapitare una seconda volta. Se gli ricapita una seconda volta, cioè di ricordare una cosa diversa dal suo interlocutore, vuol dire che il punto malato è lui. Due prove fanno un indizio. Ma poi, cioè, chi gli è capitato una volta di avere delle assicurazioni, la seconda volta prende delle contromisure. Infatti, quando dovette rifare gli accordi con Bossi, fecero fior di accordi dai notai. Scritti. Ma certo, uno prende su una cosa così fondamentale. È evidente che Berlusconi e Renzi avranno fatto all'epoca un discorso generico, dicendo, beh, è chiaro che se facciamo una riforma costituzionale c'è una reciproca legittimazione. Renzi aveva detto, ma certo, c'è una reciproca legittimazione. E che quello Berlusconi l'ha interpretato, cioè vuol dire che rivedrà la Severino. Legge Severino. Ma insomma, è evidente Faraone, che si tratta di riedizione del passato. Come la vede questa ricostruzione di Mieli? C'è qualcosa di scritto sul patto del Nazareno? C'è qualche prova evidente? O in effetti è stato un pourparlé e Berlusconi si è illuso? Ma quello di Berlusconi è una palese bugia, cioè, pensare che stessero discutendo nella sede del PD di come riabilitarlo al Senato, o come se fossero in un luogo oscuro e come se poi eventualmente questa cosa non si dovesse praticare materialmente, è veramente incredibile. Cioè, io non credo minimamente, e non è così che Berlusconi abbia potuto mai, non credo neanche che lui abbia interpretato malamente un pensiero, io credo che Paolo Mieli abbia un'interpretazione diciamo bonaria di un comportamento di Berlusconi. Berlusconi sta mentendo sapendo di mentire, perché di questo non si è mai potuto discutere, di una sua riabilitazione al Senato e di anche una revisione della Severino in funzione della sua riabilitazione. È politicamente legittimo proporre la revisione della Severino, ma sicuramente è un ragionamento politico, eventualmente anche una modifica normativa, non può essere uno strumento per riabilitare
una battaglia politica. Lo chiederemo politica. A Berlusconi, che mi ha promesso che viene all'aria che tira, e glielo chiederemo personalmente. Io vorrei dire qualcosa il lapsus sull'intervento di Berlusconi. Io credo non è tanto una bugia, ma quello che noi chiamiamo wishful thinking, ossia un pensiero di desiderio. Sì, a cui ti affezioni, allora, al punto che sì, pensi lui, di diventare realtà. Il suo desiderio è quello di essere riabilitato e che la Severino venga modificata. Infatti il suo lapsus sembra confermare questo. L'unico che lo può fare non è Matteo Salvini, ma Matteo Renzi. Per cui il suo lapsus, direi, mette bene in luce qual è il suo desiderio: che Renzi gli risolva questa sua situazione di inabilità politica. Aggiungerei un'ultima cosa. Però il lapsus era, scusami se ti interrompo, era su un auspicio di vittoria, non solo su questo. Ma la sua vittoria... Allora, lì ti aspettavo. Forse il suo lapsus vuol dire che lui sa che quell'accrocchio non vincerà e che desidera inconsapevolmente, più o meno consapevolmente... L'accrocchio che... sarebbe la destra unita di cui tanto si vantano. Sì, gli aggiungerei Forza Italia, il suo Lega lapsus e Fratelli d'Italia. È questo, nel senso che se lui ridiventa il leader del centrodestra può vincere, però ha bisogno di un viatico da che Renzi. Gli viene garantito. Comunque insomma, da passa Renzi. Tutto da Renzi, questo è il tema. Adesso arrivo a Carlo Tecce, ma sì, ti faccio vedere una cosa, Carlo, perché poi ci sono i 5 Stelle, che poi è un gran pezzo d'Italia, ormai sappiamo che vota e voterà, secondo i sondaggi, 5 Stelle. Noi abbiamo conosciuto l'altro giorno Patrizia Bedore, candidata a Milano, oggi vi faccio conoscere invece la Chiara Appendino, che sfiderà Fassino a Torino. Vediamo. Il sindaco uscente di Torino ci sono già 3 candidati. Osvaldo Napoli è in poll per il centrodestra. Giorgio Iraudo, deputato di SEL, guiderà una coalizione di sinistra. Ma il primo vero rivale ufficiale è la signora Chiara Appendino, 31 anni, in corsa per i 5 Stelle. Piero Fassino dovrà vedersela con lei e con quel movimento su cui nel 2009 aveva pronunciato quelle profetiche parole. Grillo vuol far politica? Allora fondi un partito. Vediamo quanti voti prende. Parafrasando Fassino, quanti voti riuscirete a prendere? Noi ovviamente speriamo che insomma gli auspici di Fassino tornino indietro, quindi speriamo che sia un buon auspicio per noi e un po' meno per loro. Perché Chiara Appendino? Chiara Appendino è la nostra consigliera comunale a Torino, ha fatto gestione tratto contabile di un'azienda, di una piccola azienda locale per un 6 di anni, quindi conosce anche molto bene tutta la parte dei conti, che purtroppo sono una grande parte delle problematiche che affronteremo. Ma i torinesi conoscono questo potenziale sindaco della loro città? Le faccio vedere una foto. Cosa le viene in mente? Chi può essere? Una giornalista come lei. Una che fa un tour. Signora, se io le dico Chiara Appendino, chi è questa Chiara Appendino? L'ho già sentito nominare, ma non mi ricordo chi è. Oh, meno. La mia memoria. Riconosce questa signorina. Sì, ho sentito parlare di Chiara Appendino, sì. Chi è? No, non la riconosco. Neanche io. Potrebbe essere il nuovo sindaco della vostra città, di Torino. Sì, la candidata sindaco al Movimento 5 Stelle. Preparatissimo. Non mi ricordo come si chiami, però... Sì, ha un viso simpatico, non so nient'altro. Questa signorina è una signorina che vorrebbe diventare sindaco di Torino. Ambirebbe a quello. Le piace? Che ne pensi? Non la conosco. Prima di diventarlo tutti sono belli, buoni e intelligenti. È il dopo che conta. Allora Carlo Tecce, che ne pensi di questa scelta anche di non candidare i big? Cioè, io penso che sinceramente in alcune città come Roma i 5 Stelle hanno ottime possibilità, però hanno preso questa decisione di mettere facce non note, quindi poi il tema è che un po' la gente non li conosce. Beh, in questo caso, nel caso di Torino, l'Appendino almeno ai militanti dei 5 Stelle e agli elettori dei 5 Stelle credo sia un volto conosciuto. E poi ha fatto un'opposizione molto tosta in Consiglio Comunale, sì, tra l'altro, a Fassino. Sì, conti di Fassino.
Poi è chiaro che Torino non è Roma, ha altro tipo di problemi e credo sia anche molto più semplice da amministrare. E l'altro problema reale di Fassino è la lista alla sua sinistra. Ai Raudo. 5 Stelle, ma quella del questo agglomerato di sinistra italiano, come si collocherà. Cioè, ci può essere un effetto Pastorino, però che non fa. Sì, toglie voti e 5 Stelle avrebbe buone possibilità. Perché loro non scelgono i Di Maio a Napoli sono... Dirà che Fassina farà perdere Fassino. Questo sì. È tutto il giro di questa... Tutto un giro attorno a una vocale ci sarà. No, credo, non scelgono i big perché è un partito, un movimento, destrutturato, che non ha vertici se non i due fondatori, Casaleggio e poi loro. Poi detto e bene, bisogna ricordare anche... che in questo momento, scusa ti interrompo, poi ti ridò subito la parola, ma in questo momento presentare dei voti puliti, nuovi, così, conviene rispetto ai vecchi arnesi. Guardate che i vecchi arnesi, perché poi non è più, dico vecchi arnesi anche perché, poveracci, alcune sono bravissime persone e lo direi anche di me vecchi arnesi, ma sono usurati e la loro esperienza di 5 Stelle parlamentare dimostra che quelli che noi avremmo trattato con dileggio nel 2013, oggi siamo lì a ragionare. Ma infatti non mi riferivo ai vecchi arnesi, pensavo a un Di Maio a Napoli, a un Di Battista a Roma, cioè a gente anni, che per loro porta voti. Ma Di Maio, tre anni fa, due non anni non era tanti. Nessuno, certo. E allora conviene farne 180 di Maio e Di Battista, anche perché una delle cose che sta mostrando... il limite di Renzi è che non avendo i suoi Di Maio e Di Battista è costretto a mettere lì Crocetta, lì De Luca, lì insomma, tutti. Cioè gli manca la classe dirigente a livello locale, sì, a Renzi. Se tu non ce l'hai, allora poi all'ambiccarsi se far tornare Rutelli a Roma. Devo sentire un secondo anche Faraone su questo, che ho poco tempo. Faraone, che ne pensa? Io che il PD non abbia una classe dirigente nel territorio mi pare un po' un'affermazione forzata, e che a questo punto il modello diventa 5 Stelle che hanno una classe dirigente questo, selezionata con strumenti oscuri. No, io l'ho interpretata così, mi dispiace se ho interpretato male. Io credo che il tema è come noi riusciamo a rendere il partito locale sempre più coerente rispetto al partito nazionale, a quello che Renzi cerca di far diventare il Partito Democratico. Nei territori purtroppo c'è un passato che a volte ci tira giù e noi dobbiamo invece riuscire a incidere così come si incide a Roma. Io posso aggiungere una cosa? 30 secondi per incidere di più, quello che dovete fare è mettere in campo di volti nuovi, diversi, ragazzi di 30 anni. Con Renzi noi ci aspettavamo di vedere persone fra i 35 e i 40 anni, più o meno... Cioè non De Luca, non ti aspettavi De Luca tu da Renzi? De Luca, Emiliano e Crocetta, adesso Crocetta non è riconducibile a lui, però... Allora, devo andare in pubblicità, vi devo dire che dopo la pubblicità andiamo a vedere una storia molto interessante. Abbiamo parlato tanto di sanità, a Pontedera, vicino Pisa, c'è un reparto dialisi che da anni, dopo anni di chiusura ha riaperto, ma in un container... Pubblicità. Mondo italiano. Mondo italiano. Il container veniva usato per calamità naturali e quindi l'uso doveva essere semplicemente quello. È come essere un terremotato che fortunatamente gli danno un prefabbricato di casa. A vivere come i terremotati in attesa di una nuova casa, da tempo, sono però alcuni malati. Siamo all'ospedale Lotti di Pontedera, in provincia di Pisa. Sono 60 i pazienti che si alternano ogni giorno qui, all'interno di questo container, per essere sottoposti a dialisi. Dal 2008 aspettano un reparto vero e proprio. I pazienti, smistati e assiepati in una stanza dentro all'ospedale e nel container, vivono così la terapia che serve a salvargli la vita. Siamo 7 persone in uno stanzone e quindi ognuno ha i suoi problemi, e poi anche per problemi un po' di emergenza che
anche le uscite di sicurezza, il problema che quando piove ci sono delle infiltrazioni. Avendo dispersioni di dottori, perché ci sono parecchi reparti che loro devono girare, non abbiamo mai un dottore presente. Sembra un paradosso, ma il container è una soluzione comunque migliorativa rispetto al precedente reparto ancora in ristrutturazione. Prima erano queste le condizioni in cui i pazienti si sottoponevano alla dialisi. Non era veramente idoneo perché avevamo muffe, scarafaggi, sporco, ruggine, fili nell'acqua mentre facevamo la terapia. La struttura mobile è stata scelta per fronteggiare l'assenza del reparto, ma doveva essere una soluzione per un breve periodo e non è più sostenibile. Per un certo periodo le cose sono andate veramente bene. La nostra associazione è la stessa che sta preparando un'esposta in asta. E gli investimenti promessi? Non sono disponibili, ma chiaramente lo Stato fa degli stanziamenti annuali sugli investimenti e quindi speriamo, siamo quasi certi che nel 2016 ci verranno concessi. La Regione Toscana, da sempre ritenuta un'eccellenza proprio in sanità, si è impegnata ai nostri microfoni. Abbiamo fatto una richiesta al Ministero di oltre 5 milioni di euro di investimenti sull'ospedale di Pontedera, abbiamo l'assicurazione che queste risorse ci sono e che arriveranno nel tempo più breve possibile. I nostri pazienti hanno gli stessi diritti di tutti i pazienti che fanno dialisi in tutto il mondo.